Si ritrovati, un appuntamento con Volafi speciale perché oggi salutiamo Lorenzo Lamorte, responsabile del settore numismatico in Volafi, mio graditissimo ospite. Grazie. Ma soprattutto un ritorno da un po' di tempo mancante nella coppia Alessandro Gea, Lorenzo Lamorte. Lorenzo, ben trovato. Grazie Alessandro, ben trovati a tutti, ben ritrovati a chi segue abitualmente le nostre trasmissioni. E mercoledì è una puntata un po' atipica per il sottoscritto, ma speciale, l'abbiamo scritto anche in alto a destra, questa puntata completamente dedicata al prodotto dell'anno, a quello speciale Marengo a cui teniamo e a cui ho voluto con Alessandro dedicare un'intera puntata, proprio perché presentato in altre occasioni, presentato nelle dirette del lunedì, nelle dirette del venerdì. E giustamente il pubblico del mercoledì, il pubblico del pomeriggio è un pubblico altrettanto attento e curioso, e quindi in maniera del tutto eccezionale, ma l'abbiamo ragionata e costruita in una maniera che davvero premierà il pubblico di questo pomeriggio, la grande collezione del Marengo. Avremo modo di parlarne durante tutte le prossime tre ore. Siamo in diretta con i centralini già operativi, Alessandro, quindi possiamo ricordare sì. Numeri, possiamo ricordare un po' di istruzioni sì, d'uso. Esatto, istruzioni d'uso, salutiamo ovviamente Cristina e tutto il centralino, disponibile, pronti a qualsiasi vostra richiesta, salutiamo Enrico in regia, abbiamo Alberto alla telecamera, attenzione perché poi questa sarà una trasmissione che diventa veramente un esempio di quello che è il lavoro Volafi, relativamente anche una forma di suggerimento quale bene rifugio. Quindi se dovreste in qualche altro momento vedere questa realtà, è una testimonianza molto importante che porteremo all'attenzione. Chiaramente chi oggi è presente avrà un vantaggio in più, quello di poter avere un accesso a un numero di marenghi assolutamente importante, che vanno tra l'altro a organizzare un lavoro di cui Lorenzo ovviamente ci parlerà in modo dettagliato, una vera e propria forma di costruzione di quello che è anche l'investimento monetario e il bene rifugio, ma soprattutto anche quello che è la grande testimonianza storica. Ricordiamo brevemente i nostri negozi come prassi, perché potrete anche in caso di conferma andare a ritirare dai nostri negozi di Torino, di Milano, di Verona e di Roma le vostre eventuali conferme che significano voglio vedere di persona, magari con l'aiuto anche dei vostri funzionari, quindi veri e propri consulenti, quello che è stata la mia scelta. Approfittino di questo e sarà la nostra testimonianza di queste tre ore veramente qualcosa che rimarrà, noi diciamo, nella storia. La storia del Marengo e quindi la storia in assoluto. Noi in Volafi abbiamo proprio un leitmotiv, come si dice, no? La storia per noi è un oggetto da collezione, per noi la storia si colleziona attraverso le testimonianze oggettive che hanno poi reso la storia un elemento di ricordo. La storia la ricordi perché vai a leggerla sui libri, e io per primo, che di storia ne mastico abbastanza per quello che è il nostro lavoro, mi rendo conto che tanti episodi, tante particolarità non le ricordi. Le ricordi poi come? Andando magari a riviverle attraverso una testimonianza oggettiva. E quale testimonianza oggettiva migliore di una moneta? Ecco, la moneta, così come il francobollo, ma la moneta avendo qualche anno in più, ha qualche storia in più da raccontare, è testimonio oculare. Perché? Perché in quel momento, in quel luogo, c'era. In quel momento, in quel luogo, è stata creata, e poi capiremo il perché di questa mia scelta, di questo verbo, creata, coniata, e in quel momento è stata utilizzata. E allora immaginate quante guerre, quante conquiste, quante privazioni, quante vittorie una moneta poi ha celebrato. E pensate quante occasioni ci sono state poi per essere utilizzata quella moneta e quante occasioni ci sono state per essere conservata. E allora la forza, ancora prima di parlare di monete, parlare di prezzi, parlare di opportunità, la forza di queste monete, Alessandro lo diceva un attimo fa correttamente, è che sono importanti per quello che testimoniano, ma lo sono sempre di più per quello che rappresentano anche in ambito di alternativa ai risparmi, agli investimenti, perché in questo mondo così fumoso, vero Alessandro, di
Bosse, di numeri che viaggiano nell'etere. Sì. Quanti soldi hai? Boh, non lo so, devo leggere, sì. No? Devo leggere su che cosa? Su un telefonino, su un computer. Ma dove sono? Sì? Che dentro tra noi quando capita dici, ma si spera sempre di leggere che siano quelli giusti. E soprattutto di leggere che ci sono. Esatto. E quindi ecco che la concretezza della numismatica è data proprio dalla concretezza della storia, che non è un'invenzione bolaffiana, non è uno spot televisivo, è l'essenza stessa proprio del risparmio. Quindi possedere una moneta, do concretezza a quello che sto dicendo, significa avere un oggetto che la storia l'ha fatta, l'ha vissuta e oggi è collezionato per il ricordo che ha. I numeri di queste monete sono numeri certi perché si sa quante le hanno fatte, si sa quante ne sono state create, distrutte e quindi anche quante ne sono arrivate a noi. Ed ecco quindi che l'alchimia sta proprio in quello. I numeri che danno oggi la possibilità di dare un valore a queste monete. Più alto o meno alto lo vedremo in funzione della rarità, dello stato di conservazione, ma con un'unica dinamica che è quella per cui l'offerta di queste monete non può che diminuire, non si fanno più. Se una moneta nell'848 è stata coniata, è chiaro che nel 2016 non si può più rifare, non si potrà rifare neanche nell'849. La domanda aumenta e quindi ecco che l'alchimia è presto fatta, i prezzi salgono. Quindi seguite la trasmissione, seguite la diretta e chiamate anche per avere delle informazioni, perché la conferma è un passaggio importante, ancorché non impegna in nessun modo. La conferma è, lo si diceva un attimo fa, ho visto la proposta a Bolaffi, ho visto quella magnifica scatola che avete sul tavolo, mi ha incuriosito il contenuto, vorrei approfondirne la conoscenza. E allora negozi, funzionari, dopo aver scelto una moneta, più monete, a quel punto e dopo averle visionate si va eventualmente ad acquistare, dove l'acquisto diventerà poi la fase conclusiva di una vostra analisi che sarà emozionale e sarà anche razionale, perché emozionale è quella per cui mi piace, razionale è per cui la posso acquistare. E laddove decidete poi e decideste c'è la possibilità solo in quel momento di acquistare e di fare anche un pagamento dilazionato. Ma di questo parleremo durante la nostra lunga diretta. Detto ciò, Alessandro, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, mi sto gustando il momento di quello che è una forma che aggiunge importanza, appunto storica è stato detto, ma anche legata a quello che è un grande beneficio di qualcosa di fisicamente misurabile, cioè ci sono dei pesi, ci sono dei metalli, ci sono delle caratteristiche che vengono conosciute totalmente nel mondo. Ecco perché qualcosa di ponderabile e di facilmente fruibile, con un suggerimento che vi darà Lorenzo, quello di trovare in questa che diventa una vera e propria collezione una omogeneità di intenti con le diversificazioni dei momenti e dei luoghi. Ma questo è molto bello perché si aggiunge scelta su scelta e tutto va a implementare anche la scelta precedente. Infatti partiremo da una base di certo tipo proprio adatta già a dimostrare questo. Ma non aggiungo nulla perché a questo punto Lorenzo aprirà proprio le danze, come si vuol dire. Allora, speciale Marengo, lo vedete in alto con quel tricolore e entrambe le cose hanno un senso. Parleremo di quello che è il prodotto 2016, dove per prodotto non vado tanto a identificare le monete, che evidentemente essendo monete da collezione, lo dicevo qualche istante fa, non sono monete recenti, ma recente, nuova, è quella che è la nuova impostazione che Bolaffi ha voluto dare alla collezione stessa dei Marenghi, di quella moneta che potete chiedere un pochettino a tutti, fermando anche il cosiddetto uomo della strada, magari non saprà dirvi che cos'è una Siliqua, ma non saprà dirvi che cos'è un Antoniniano, ma un Marengo è un qualche cosa che entra nella dinamica di conoscenza un po' di tutti, proprio perché il Marengo è una moneta nota e conosciuta dal 1800 in tutta Europa. Ne parleremo, la Bolaffi ha messo, diciamo, all'opera tutta la propria forza, diciamo, di storici, di studiosi, di periti, di numismatici, per andare a costruire quello che adesso, perché altrimenti diciamo quanto è lungo questo prologo. Sì, ma è l'introduzione che ci voleva, perché qui davanti. E ha realizzato, è quello che mi permette di dire che il 2016 è l'anno del Marengo. Allora io vorrei cominciare la trasmissione e poi balziamo immediatamente qui, ma
da un'immagine che adesso Alberto ha già pronto e che la regia ci manderà in onda, perché l'origine, la nascita, il primo lamento, come si suol dire, il primo vagito, il primo segno di vita di questa moneta è, signori, quello che stiamo per ammirare, che giustamente Enrico... Da museo, avvicinando da museo, signori e signori, Sua Maestà. Eccolo qui, quello che è il, ha dato il là, il nascere a tutta la storia del marengo. Signori, la moneta che stiamo vedendo e sulla quale adesso ci fermiamo e rimarrà lì ben inquadrata perché possiate ascoltare la storia ma godere della bellezza e dell'importanza di questa moneta, è quello che viene definito il marengo di Marengo. È quello che viene definito a livello, e ascoltate bene, europeo barra mondiale, il marengo che ha dato il là all'inizio di tutto. Allora, il marengo, signori, nasce non perché ci sia stato un comitato di grandi esperti monetari e finanziari dell'epoca che hanno detto mettiamoci lì e studiamo una moneta che possa avere un significato. C'è stato un momento storico molto preciso che poi per una serie di circostanze ha dato la nascita a questa moneta. Eccolo qua. Allora, rimaniamo pure su questo diritto, però non andiamo ancora a scoprire tutto quanto. Siamo nel 1796 e siamo con una Francia che è ben radicata sul suolo italiano. L'egemonia sull'Italia settentrionale è praticamente completa. Napoleone Bonaparte è il condottiero, l'uomo che ha realizzato questa fase, diciamo, di conquista, e quindi l'Italia settentrionale è lì bella tranquilla sotto il dominio austriaco. Napoleone decide di poter partire tranquillamente e serenamente per la sua campagna d'Egitto, perché ricordo, e parliamo di storia, uno pensa all'Egitto, pensa alle campagne più recenti dell'Ottocento, del Novecento, della guerra mondiale, ma Napoleone non solo ha fatto la campagna di Russia, ma è andato anche alla ricerca e alla conquista dell'Egitto. Napoleone si sposta, le sue armate si spostano, rimane chiaramente un presidio a difesa del territorio settentrionale, dell'Italia settentrionale, ma Napoleone si sposta appunto in Egitto con la gran parte del proprio esercito. Eccolo qua, una bellissima immagine di un dipinto racconta, sì, Napoleone su di un cammello. Siamo abituati a vederlo su un cavallo. In altri climi. Bene, nel 1796, quindi, dicevo, nasce questa egemonia. Ma che cosa è successo? Che Napoleone ha conquistato questi territori privandone il possesso e il controllo agli austriaci. Gli austriaci non hanno ovviamente digerito la cosa e appena Napoleone si allontana pensano bene di rientrare in grande forza sul territorio, riconquistare o almeno tentare di riconquistare il mal tolto. Napoleone ovviamente non accetta, come è giusto che sia, questa situazione, rientra di gran carriera sul suolo italiano, valica le Alpi e sorprende gli austriaci e il 14 giugno del 1800, e questa, signori, è storia, libri, Wikipedia, Libera Enciclopedia, la vecchissima enciclopedia che avete su uno scaffale, andate a riguardarla, il libro di storia dei vostri ragazzi, dei vostri nipoti, questa è storia. Il 14 giugno del 1800 Napoleone combatte una delle battaglie più importanti dell'Ottocento, la famosa battaglia combattuta in quella località che è vicino ad Alessandria, che si chiama Marengo, e in quella località Napoleone in 24 ore, con fasi alterne in cui la battaglia sembra a dare ragione agli austriaci, gli austriaci sono convinti di aver vinto al punto che mandano già una staffetta verso Vienna per annunciare la vittoria, ma all'arrivo di un contingente di supporto di uomini e mezzi aiuta Napoleone a sconfiggere gli austriaci. L'Italia è liberata, l'Italia è deliberata. Per celebrare questa vittoria, nel 1801, quindi l'anno dopo, Napoleone chiede ad Amedeo Lavi, uno scultore incisore molto bravo e molto, direi, attivo in quell'epoca, di realizzare un'immagine e di porre questa immagine su di una moneta che ricordasse e commemorasse questa grande vittoria. La moneta viene coniata così,
su quello che è uno spunto in quel momento, con un peso di 6,45 grammi, si utilizza un oro a titolo 900, si sceglie un diametro, quindi la dimensione della moneta, di 22 mm, e su quella moneta viene coniata quell'immagine che stiamo da qualche minuto godendo, di questa bellissima Minerva elmata, che rappresenta la classica immagine francese. Ecco, su quella moneta vengono coniate e rimarranno proprio per le future generazioni delle parole. Una frase sul diritto e delle parole sul rovescio. L'Italie délivrée à Marengo. L'Italia deliberata a Marengo. A Marengo. Tra l'altro poi su Marengo che diventa Marengo c'è tutta una storia, ma la trasmissione è lunga e la vostra curiosità ci farà anche, come diciamo sempre, più così stimolati nel raccontarlo. Certo, no? Quindi chiamate chiedendo anche appunto ulteriori informazioni, ma come mai un errore forse della leggenda? Invece esatto, c'è una storia per ognuno di questi elementi. L'Italia deve avere a Marengo. Sul rovescio di questa moneta, adesso lo andiamo a vedere, avremo tre parole, una più monumentale dell'altra. Il richiamo chiaramente a quei motti rivoluzionari della rivoluzione francese, liberté, égalité, Eridania. Adesso non vi scopro, perché altrimenti racconto tutto subito, il perché di quell'Eridania, perché ha una storia interessantissima. Liberté, égalité, Eridania, quella moneta fu coniata nella Repubblica Subalpina e diventerà il primo Marengo. Di lì in avanti, si innesca un meccanismo per cui i vari stati europei presenti sul suolo italiano, parlo di stati perché sul suolo italiano c'era il Regno di Sardegna, ci saranno i governi provvisori di Lombardia e di Venezia, ci saranno il Regno delle Due Sicilie, quindi vedete che parlo di stato pur parlando di elementi sul suolo italiano, conieranno per quella che sarà poi una convenzione tra gli stati, che va oltre Alpe, quindi diventerà anche una convenzione con i francesi, con i belgi, con gli spagnoli, con i greci, conieranno monete con queste caratteristiche tecniche, 6 grammi e 45, 21 mm, quindi riducendo di un millimetro, e oro 900. Questo darà la nascita alla prima moneta transeuropea, moneta che potrà circolare tra gli stati per quello che è il suo valore intrinseco, per quello che è il suo valore indipendentemente dal suo valore nominale o dal fatto che sulla moneta ci sia l'immagine del re del Belgio, del re di Grecia o del re d'Italia, quando sarà re d'Italia. Ho voluto partire e cominciare da lì e da questa moneta perché il contenuto di questa scatola, ci arriviamo, nasce proprio dall'intuizione di Napoleone e prosegue Alessandro con la scelta di Bolaffi. Infatti anche la scelta di Bolaffi su quello che stiamo vedendo adesso è il caso magari proprio di orientarlo un attimo, mi prendo questo piacere, quello che stiamo vedendo sulla copertina di della custodia, definiamola così, una custodia anche questa studiata al millimetro per contenere una serie di informazioni che rendono questo un vero e proprio progetto, perché la storia venga, si fermi e sia pronta ad essere consegnata per voi. Quindi ritroviamo questa effigie, ritroviamo la ricchezza di queste immagini. Sono convinto che osservando anche per minuti, mentre Lorenzo ci raccontava questo interessante spunto storico, non ci si stancava. Mi stavo mettendo nei panni di uno spettatore che osserva, che guarda, è talmente affascinante l'immagine del Marengo, di Marengo che abbiamo visto, che si passerebbe forse un'intera giornata o sicuramente ore nel poter valutare insieme, ce l'ho io, nel poter valutare assieme questo e considerare assieme anche una certa estetica che alla fine probabilmente ha lasciato impressionati tutti i nobili del tempo. Dobbiamo procedere, sennò di 4 ore 20 minuti su questo. Dice, quando la apri la scatola, adesso lo facciamo insieme in diretta. Allora, Bolaffi cosa ha fatto? L'immagine l'avete vista e questo giustifica anche il perché ho voluto cominciare da quel Marengo di Marengo. All'interno di questa scatola, signori, la Bolaffi ha creato un percorso che testimonia, e arriviamo all'elemento, la storia del Marengo sul suolo italiano. Quindi tutti i Marenghi che sono stati coniati e che hanno circolato sul suolo italiano. Se vado ad aprire questa scatola, la prima cosa che incontro, perché questa scatola è ricca di contenuto, questo giustifica i quasi
direi 5 centimetri di altezza. La prima cosa che si incontra stupisce, per chi è abituato a seguire Bonafici, cioè io mi aspettavo di trovare dentro una moneta, un francobollo, sì, invece un cofanetto. Invece troviamo quello che io ho definito, e il mercato già in questo primo mese di debutto ha accettato, come l'enciclopedia del marengo. Allora, io vi ho raccontato un pezzo di storia, è la prima, la più importante perché è la genesi, ma la storia del marengo in Italia è lunga ed è ricca di aneddoti, di momenti storici e di monete. Quindi Bonaffi ha voluto realizzare un libro vero e proprio, che se andiamo a sfogliare, poi avremo tempo di farlo, ma voglio fare proprio in maniera molto sommaria all'inizio, perché voglio essere anche molto concreto nel dare il senso anche a quello che c'è scritto là in alto, televendita. Quindi noi facciamo una lezione di storia, è vero, ma siamo anche a presentarvi delle proposte commerciali molto interessanti. Questo libro andrà proprio a esplicitare il percorso del Marengo, raccontando la storia del Marengo di Marengo, quella che vi ho appena raccontato, vedete, con approfondimenti, curiosità come quelle legate al primo incisore, alla V, e poi prosegue con tutta la monetazione che, realizzata con questa tecnica, con questo stile, con questo standard del Marengo, ha accompagnato la storia d'Italia dal 1801 fino al 1923, e la data è precisa e circostanziata, capiremo perché, in quella che è la coniazione delle monete in Marenghi. I Marenghi d'Italia. Allora, questo libro, e quindi vi invito già a incuriosirvi su questo libro, sarà un fedele compagno nella conoscenza, nella lettura di queste monete, nell'analisi anche di quella che è la loro rarità e importanza, perché la storia è importante, ma la rarità e l'importanza numismatica fanno la rarità e l'importanza fanno il prezzo delle monete, il valore delle monete. Stiamo vedendo una moneta che non sarà disponibile oggi perché è conosciuta in 7-8 esemplari, è il 20 lire del governo provvisorio di Bologna, questo è il marengo più raro d'Europa. Chissà se sono all'ascolto i fortunati tre collezionisti Bonaffi che possiedono questa moneta, a cui facciamo soltanto un grossissimo complimento. Ma andiamo un po' avanti, perché altrimenti ci soffermiamo sul libro, avremo modo di sfogliarlo. Cosa incontriamo in questa scatola delle meraviglie? Incontriamo una cartellina che richiama nella grafica quella del libro, quella della scatola, che conterrà, e lo vedremo dopo, dei documenti importanti, ma ci arriviamo, perché voglio giungere, come un mago con la sua assistente, non ti sentire sminuito, perché il mago sei tu. Andiamo a sollevare questo panno protettivo in velluto, perché sotto questo panno andiamo a scoprire quella che è la vera e propria rivoluzione del collezionismo dei marini. Sì. Lo trovano da noi e basta. E basta. Allora, che cosa stiamo ammirando, state ammirando? Stiamo ammirando una vera e propria proposta commerciale, adesso la circostanziamo e vi diamo anche una proposta in modo che giustamente possiate cominciare a chiamare, o utilizzate il numero fisso oppure il numero di cellulare che aiuta a mandare un SMS o un WhatsApp, qualora magari ci state seguendo in streaming dall'ufficio di nascosto, non si potrebbe fare, e quindi non volete fare la telefonata, ma volete prenotare in visione gratuita una di questi lotti. Bene, all'interno di questa scatola troviamo la novità anche dal punto di vista della conservazione. Intanto stiamo ammirando tre monete. Che monete sono, ovviamente? Sono dei marenghi. Abbiamo selezionato tre marenghi, li abbiamo selezionati andando a cogliere tre momenti fondamentali per l'Italia, e quindi se torni a Alberto sulla prima moneta, la vado anche a descrivere, parliamo del marengo, dell'unico marengo dello Stato del Pontificio, il marengo di Pio IX. E ne vedremo delle belle, ne sapremo delle belle sul perché di questa moneta. Quindi attenzione, Stato Pontificio. Poi abbiamo il marengo che ci racconta il Regno di Sardegna, quel Regno di Sardegna che sarà poi e che diventerà il Regno d'Italia per mano di Vittorio Emanuele II, con il marengo di Carlo Alberto, grandissima la storia di Carlo Alberto e l'aneddotica. E poi il terzo marengo, che è quello
che ci racconta il Regno d'Italia, cioè l'ultimo periodo storico in cui sono stati coniati monete in Italia, quello di Umberto I. Queste monete sono inserite, lo vedete, in una confezione del tutto atipica, inusuale, inaspettata. Ci si aspetta, per chi colleziona monete è tipico, degli album, ci si aspetta dei cofanetti floccati, con belli, per carità, tutto quello che volete. Ma questo è un sistema moderno, nuovo, e ve lo vado a mostrare quando mi allarga la ripresa, Alberto, e vado a fare una cosa che vi stupirà. Vedete, lo poso e faccio questo, sollevo questo cofanetto e vado a trasformare questo insieme di scatola, di libro, di cartellina che contiene, adesso ve lo posso dire che cosa, i certificati di garanzia di qualità, le tre monete che sono inserite, così, di qua, cos'è che devo fare? Non capisco. Va bene, ok, si vede bene. Eccole qua. Allora, io vorrei, Alessandro, sì, dare anche un po' di quotazione. Sì, assolutamente. Perché... Intanto, scusami Lorenzo, ma stanno già chiedendo al centralino il prezzo del libro, perché già sono interessati sul libro. Attenzione, perché intanto qua presentiamo tutto il progetto, perché il libro viaggia assieme ai marenghi, quindi in futuro non si sa, ma adesso concentriamoci su questo. Grazie per le prime chiamate che stanno arrivando. Allora, ne vediamo tre, sono stati già indicati, hanno un numero di riferimento ben preciso come l'8, quindi in caso di richiesta, noi parliamo collezione La Storia del Marengo, è la proposta numero 1, tutta la confezione ha una proposta, direi quasi lancio, se non fosse un termine un po' troppo pubblicitario, di 1850 euro. Tutto, eccoli qua. Tutto quello che stiamo vedendo, con ovviamente i documenti a cui abbiamo fatto riferimento, quelli che sono i certificati di qualità Bolaffi, quelle che sono le informazioni ulteriori contenute, ma soprattutto il valore di queste monete d'oro, uso un termine semplice proprio perché sapete quanti stanno attendendo di fare quell'investimento, di diversificare, di entrare su qualcosa di tangibile, abbiamo detto, e manca però il guizzo su cosa andare. Attenzione, il valore dichiarato dell'oro, ma quel valore della storia così importante che rende le prime monete a circolazione europea e non soltanto. Quindi il suggerimento nasce anche da dire: benissimo, concentratevi e concentriamoci su questo aspetto. 1850 euro è una proposta che riguarda tutte e tre, ma riguarda anche la possibilità poi di custodire in un certo modo, come abbiamo visto, quello a cui stiamo facendo esattamente riferimento. Questo già per accontentare i primi che dicevano sì, ma chissà quanto costerà, chissà quali livelli saremo, chissà quale sarà il prezzo. Mi raccomando, assolutamente non si pensi che ce ne sono quantità sterminate. Diceva Lorenzo, ogni giorno, ogni anno che passa ce ne sono sicuramente in meno, già in origine sono state monetizzate, tesaurizzate in un certo modo o addirittura fuse in certi casi, quindi ne approfittino. Allora, io volevo, nel frattempo stiamo ammirando le tre monete, andremo anche a leggerne le caratteristiche, il perché delle leggende, il perché si passa da una leggenda in latino a una leggenda in italiano, alla modifica degli scudi, degli stemmi, ma insomma noi vogliamo anche sapere se ci siete, se vi piace. Una cortesia, ho chiesto a Alessandro di ospitarmi questa trasmissione. È un mio piacere. Perché è una trasmissione che gestisce normalmente e conduce lui. Perché voglio sempre acquisire anche informazioni di ritorno. Noi abbiamo lavorato più di un anno sulla preparazione di questa collezione, e quindi il libro, e quindi lo studio e il brevetto di questo cofanetto. Allora andiamo a vederlo insieme, questo cofanetto. E intanto il materiale. Ecco, abbiamo fatto una scelta difficile, nuova, non è sicuramente a risparmio, e quindi anche questo voi non lo pagate, ma è un investimento che facciamo. Abbiamo scelto del legno massiccio in un'essenza naturale, quindi non verniciata, e questo può sembrare una sofisticazione, ma in realtà è una scelta fatta proprio con un'attenta analisi chimica, perché spesso le vernici possono
alterare non tanto l'oro, per fortuna, ma ad esempio le plastiche, le capsule di protezione, e questo rende sicuramente nel tempo l'insieme meno gradevole. Quindi il legno, intanto, materiale naturale. Lo abbiamo sagomato a misura, adesso vi spiegherò che cosa intendo con una misura. Abbiamo inserito un sigillo che, come vedete, è un plexiglass che ha quattro magneti che quindi vanno poi a sigillare l'intero vassoio. Ancora non gli ho dato un nome preciso, cofanetto, vassoio. Anzi, magari faremo un concorso fra chi troverà il nome migliore per ciò che, per quello che può ospitare questi magneti. È vero, potrebbe essere. Mandate anche già delle, sì, se volete, dei messaggi. Sì, WhatsApp. WhatsApp, lo chiamerei, che ne so, ecco, chiamiamolo. Io per il momento mi sento di chiamarlo davvero un vassoio in legno, una cassaforte, se vogliamo, pronta a far godere della bellezza delle monete, ma allo stesso modo, allo stesso momento, preservarne. Quindi, ma questo coperchio in plexiglass si può togliere, e all'interno di questo cofanetto, di questo vassoio che è stato sagomato e scavato, vedete, lo spazio per raccogliere poi le monete. Ma le monete non vanno, ancorché qui c'è un velluto pronto ad accoglierle, a essere inserite così brutalmente, ma hanno una capsula protettiva ulteriore. Capsula che, e adesso lo vado a fare con voi, si può tranquillamente andare ad aprire. Quindi la bellezza, vedete, in Bolaffi, chi compra monete, ne ha già comprate, lo sa, le monete ve le vendono spesso sigillate, imbustate, confezionate, punzonate. Sì. Bleh. Io proprio non le posso vedere, perché la moneta è viva e la moneta va goduta, va gustata. E allora è viva una capsula protettiva, ma se mi dai, Alberto, un'immagine, io lo faccio in diretta. Queste sono capsule, anche sulle capsule abbiamo scelto delle capsule, non le abbiamo fatte noi, devo dire la verità. Monete e capsule non le abbiamo fatte noi, le monete sono autentiche, garantite, e le capsule le abbiamo scelte sul mercato. Ma questa capsula ha un vantaggio enorme, che si apre in una maniera semplicissima perché ha delle scanalature. La moneta quindi si libera, ed eccola qua. E questo, signori, è il marengo di Pio IX, il marengo che costrinse Pio IX ad abdicare a vantaggio della lira e accettare il sistema decimale. E questa moneta fa parte di questa proposta. A 1850 avrete il marengo di Pio IX, rarissimo. Diritto, lo stiamo vedendo, è rovescio. Cristina. Signor Mario da Firenze ci saluta e manda un cordiale saluto al signor Lorenzo e a tutto lo staff. Grazie Mario, grazie. Un caro saluto. E Mario, oggi c'è un problema. Io non mi ricordo, Mario, devi sapere, Alessandro, che io al telefono certe volte ho parlato con lui. Devi sapere che è un grande collezionista, sì, e che giustamente i marenghi li ha già scelti quando, certo, questo progetto era ancora nella fase embrionale, quando io a lui dicevo guarda che ci sarà una novità, più di una volta aveva pensato sarà una di quelle cose che si dicono per convincere. Sì. Ci abbiamo messo un po' di più, ma è arrivato, non so se l'ha già avuto modo, se ha già avuto modo di vederlo con il nostro funzionario, ma sicuramente l'avrà apprezzato. Ecco, quello che oggi è cosa assai complicata, caro Mario, è che è una puntata strana, non prevista, io sono qua, anche perché c'è un'occasione più unica che rara. Questo vale a vantaggio del signor Mario, tra poco lo sveleremo. Ho la possibilità di farvi vedere il progetto completo. Qui sui due espositori ci sono tutti i marenghi che vanno, sì, a, sì, poi completare la raccolta. E non l'abbiamo annunciato prima, no. Quindi vantaggio per non chi lo sa è nessuno qua all'ascolto. Quindi abbiamo la possibilità, adesso anzi lo facciamo così, saltiamo. Dai, fammela fai vedere quella immagine, Enrico, che abbiamo registrato. Signor Mario, mi raccomando, ci dia anche un'idea per il nome del contenitore di Marengo. Lei che poi è a Firenze, quindi insomma la lingua italiana è partita di lì o lì vicino. Comunque. Allora, signori, chiaramente questo che state vedendo lo dobbiamo togliere come grafica 1850, sì, perché è la grafica che ci racconta le tre monete in offerta. Ma quello che state vedendo, e quindi qualcuno sta dicendo mi sto perdendo, no? Attenzione, gentile amico, gentile amica. Il progetto comincia con queste tre monete, con Pio IX, con Carlo Alberto e con Umberto,
Costa 1850 e ricevi già l'album, scusate, il libro, il volume, la scatola, i certificati e le tre monete. Ma questo cofanetto, questo vassoio, come appunto i nostri telespettatori ci daranno suggerimento di chiamarlo, è pronto ad accogliere altre due monete, ma poi esistono altri vassoi pronti ad accogliere l'intera collezione. E allora, vedete, lo diceva Alessandro, è una sorpresa, volevamo fare mandare un SMS, abbiamo detto no, vediamo chi è anche Prendiamo chi ci segue sempre. Allora, oggi... Lorenzo, stanno chiedendo al centralino, ma all'interno di questa confezione c'è un vassoio, come lo definisci te, o tutti e tre? Allora, nella confezione c'è un vassoio. Okay. Ce l'hai l'immagine? Andiamo in ordine. Allora, Enrico, dammi l'immagine, quella di insieme, della proposta 1850, così chiariamo ulteriormente la giusta domanda. È bello che ci chiedano queste cose. Mi fa piacere perché c'è interesse. Allora, le tre monete che vedete inserite in questo vassoio sono le tre monete che fanno parte dell'offerta speciale invito, e più che un invito, questo è un signor, una soirée. Sono le fondamenta. Sono le fondamenta. A 1850 già Carlo Alberto, Pio IX e Umberto I. Secche, tre monete d'oro, monete che da sole varrebbero il prezzo, e non vi stiamo a dire quanto costa il vassoio. Vedete che ci sono due blocchi blu, quei due blocchi blu hanno ragione di vivere, ma hanno anche ragione di spostarsi. Semplicemente come? Lo faccio, ecco, bravo, cioè abbiamo un'immagine. Sì, vedete, si possono togliere e andare a inserire ulteriori vassoi. Quanti? Uno, due, a seconda del progetto che pian piano svilupperete. Perché il bello di queste raccolte, io lo dico sempre anche ai miei clienti, qui non è un'enciclopedia a puntate che bisogna fare ogni settimana, se la perdi una, oddio, ho buttato via. Qui la fai nel tempo e nei luoghi che vedete. Ma quello che io ho registrato, quella è un'immagine di repertorio con i cofanetti vuoti, oggi, miracolo, ce l'ho completo. Ed eccolo qua. Il progetto che uno di voi e molti di voi hanno già in buona parte portato avanti negli anni, quindi oggi lo possono completare inserendo quelle due o tre caselle più difficili che magari non avevano ancora avuto modo di valutare, e che voi che non avete ancora iniziato potete oggi già, perché no, fare un qualcosa di eccezionale, confermare in visione uno più Marenghi. Quello che è super è che adesso anche il collezionista più fedele di Bolaffi non si trova a dire, beh, parto da zero. No, magari faccio l'esempio del signor Mario, di cui non conosco esattamente l'età, tu molto meglio di me, Lorenzo. Sei marenghi disponibili, tenuti con cura, però quei sei marenghi entreranno già a completare uno di questi vassoi o più di uno, dipende ovviamente dal numero. Quindi avrete già una base che possedete a casa e che potrete implementare magari con la scelta di un ulteriore marengo. Beh, ricordate che sempre che l'unità, l'insieme, è maggiore della somma delle parti. Questo vale assolutamente anche dell'investimento su quanto stiamo vedendo. Allora, mentre il centralino è aperto per le conferme, e qui abbiamo alcuni lotti disponibili, io voglio chiarire una cosa, non ho sicuramente l'arroganza di dire ultimi lotti disponibili, correte perché non li trovate più, perché abbiamo lavorato un anno, abbiamo lavorato in due ambiti, nella produzione del volume, nella produzione delle scatole, nel brevetto dei cofanetti, dei vassoi e nella produzione degli stessi, i plexi, i magneti, ovviamente non nella produzione delle monete, che ricordo sono monete autentiche, con tutte certificate, con certificati fotografici, adesso vi faremo vedere cosa significa. Però una cosa la dico, e la dico con chiarezza, oggi è puntata su cui ragionare sul lotto numero 1, quello a 1850, perché? Perché noi abbiamo una quantità disponibile, ma cosa succede? Succede che il grande successo che sta avendo questa iniziativa sta drenando, per fortuna, collezioni, nuovi clienti, clienti che collezionavano altro, che si sono innamorati di questa nuova collezione. Quindi cosa succede? La qualità e il prezzo sono la cosa da tenere in considerazione. La cosa su cui riflettere è agire. La qualità cosa vuol dire? Che noi abbiamo raccolto in un anno
un po', così si dice, sottovoce, nonostante continuassimo a venderne di monete, di marenghi, un po' di monete, quindi abbiamo badato alla qualità e abbiamo ottenuto il prezzo più tirato possibile. Il successo, di fronte alla impossibilità di produrre monete, sarà tale per cui, ed è tale per cui, la conseguenza cosa sarà? Che il livello qualitativo probabilmente tra qualche mese, dico mese perché non voglio sembrare sbruffone dicendo settimane, ma da quello che sta succedendo... Mese e non anni. Mese, ma ho detto mesi. Anni. Significherà accontentarsi della qualità, ma non a vantaggio del prezzo, perché non si riuscirà a scendere col prezzo. E quindi i 1850 rimarranno bloccati per quanto possibile e con la qualità che probabilmente non sarà la stessa. Probabilmente andrà a salire. Quindi il consiglio è fate come hanno fatto in tanti, beh, fatevelo mettere da parte uno. La telefonata, ripeto, e dire Lorenzo, Alessandro, bello questo progetto nuovo, il libro, il volume, vorrei capirne di più, vorrei vederlo. Ho dei marenghi già a casa, posso integrarli? Certo, se hai dei marenghi che hai comprato da noi o anche da altre parti, per carità, lo puoi andare a integrare e pian piano te la vai a sviluppare. Ma a 1850 fatene mettere da parte uno. Poi la valuti a Milano, a Roma, a Torino, a Verona, in un nostro negozio. Viene a trovarti un nostro funzionario, non importa, ma la valuto. Poi, e qui ancora in dedica a signor Mario e in realtà a tutti coloro i quali già hanno cominciato la raccolta. Oggi, e sono in vendita, sono le 6:15 e cominciamo a dare anche un po' di prezzi. Mi fai la carrellata su quel cofanetto completo che abbiamo registrato prima? Io intanto vi racconto una cosa è successo questa mattina. Questa mattina Lorenzo si è avvicinato al mio ufficio e ha detto Alessandro, guarda cosa è successo. Per la prima volta abbiamo disponibili tutti i marenghi da collocare all'interno della collezione. Cosa ne dici se? Non mi è parso vero. Ho detto assolutamente. Mi stavo preparando con calma e tranquillità la trasmissione. Ho detto assolutamente, blocchiamo tutto e entriamo di diritto su questa opportunità. Altra soluzione, signori, mi dai un attimo la telecamera, ti prego, perché questa è una soluzione molto interessante che indico a tutti, specialmente a chi vuole considerare per i propri cari una scelta giusta. Prendiamo l'esempio classico del nipote, regalare la prima serie, certo è un regalo importante, d'accordo, e poi ogni anno magari andare a scegliere il marengo per il proprio nipote, quindi andare a costruire questa collezione. Va bene, sarebbe meglio il prima possibile, però è una scelta che si può fare nel tempo, quindi immaginate quanto è sfaccettata questa bella possibilità di collezione. Noi le abbiamo aperte tutte, stanno chiedendo due cose, Lorenzo. Uno, qualità delle monete scelte e due, quando ce le fate vedere? Le facciamo vedere adesso. Sì, la qualità è una qualità... La qualità è una qualità assolutamente in linea con la qualità media per quanto riguarda la proposta delle tre monete a 1850 euro, quindi medio-alta, e ogni certificato la va a dimostrare. E per quanto riguarda invece le singole, adesso andremo a leggerne una per uno con le qualità e i prezzi, perché evidentemente quando si sale di rarità e di livello, il prezzo della moneta è funzionale a due elementi, la rarità e lo stato di conservazione. Allora, lo state vedendo ancora in carrellata? Il cofanetto completo. Questa è un'immagine che ci rimarrà, Alessandro, negli occhi e nel cuore, perché davvero io sono 15 anni che ho la possibilità e la fortuna di offrire monete e io ho una collezione completa di marenghi, l'ho vista, ma l'ho vista fatta dopo magari anni e non l'ho mai vista tutta insieme. Infatti io per primo oggi, quando ho cominciato a realizzare, lo dicevi tu, la possibilità di avere una coincidenza, sì. E allora ho detto assolutamente la dobbiamo presentare. E se non fosse stato oggi, ma domani che non abbiamo trasmissione, sarebbero poi stati dispersi fra tutti i nostri funzionari che hanno richieste di vario tipo, quindi c'è un segno del destino, mettiamolo così. Sì. Mettiamolo così. Quindi, caro Mario, poi non mi permetto di insistere ulteriormente, ci mancherebbe, anche perché vado a memoria, ma la sua collezione di marenghi è pressoché completa. Non sono sicuro della presenza di alcune monete. Io quindi direi, a vantaggio e in dedica al signor Mario, al signor Giuliano che ha chiamato perché voleva delle informazioni, cioè, perché io quei tre li ho già, alla signora di Genova, veramente alle chiamate che sono arrivate, direi di dedicare a questo punto la lettura delle monete
contando anche le quote. Assolutamente. Una per una, cominciamo in senso, andiamo proprio in senso cronologico. No, esattamente. Quindi andiamo. Allora, io direi, ritorniamo sul Marengo di Marengo, perché è la numero uno, è la numero uno di una collezione che si compra. Ecco, se uno vuole essere conservativo e dire, io adesso, per caso, come capita anche, ho visto la trasmissione, bella questa idea del Marengo, mi piace l'idea di cominciare, ne scelgo una. Non so ancora i prezzi, sì, ma ne voglio scegliere, sì, una. E il più fortunato prende la prima. Attenzione, anche perché la qualità è indicata su ciascuna moneta, quindi... Assolutamente. Questo fa la differenza. Il libro, voglio farvi vedere una cosa, perché questo poi spiegherà anche il perché dei valori. Ha una parte finale che si chiama albero genealogico e tirature, perché la storia è interessante, è in alcuni tratti romantica, ma io credo sempre che bisogna essere anche molto pragmatici. Quindi per ognuna di queste monete che fanno parte della collezione sono indicate nella parte finale del volume le caratteristiche tecniche e soprattutto il numero di pezzi coniati con gli anni di coniazione. Per quanto riguarda il Marengo di Marengo, fu coniato soltanto 2 anni, l'801 e l'802, e fu coniato in soli 24.318 esemplari, che sono un battito di ciglia nella grande visione numismatica. Perché 24.000 pezzi, 24.300, coniati nel 1800, 200 anni fa, e che hanno poi subito un percorso così difficile, perché queste, ricordatevi che sono monete, non vi confondete con le riproduzioni che vedete offerte, queste sono monete autentiche, coniate, vissute e poi fuse, distrutte, quindi quante se ne sono salvate? Pochissime. E allora ecco che di ognuna di queste monete andiamo a leggerne poi la caratteristica e le tirature, e quelle tirature unite allo stato di conservazione costruiscono il prezzo. Andiamo a dargli questi prezzi, così almeno che si possa cominciare a fare un pochettino di conferme in visione. Beh, il Marengo di Marengo, signore, è una di quelle scelte che mi piacerebbe, diciamo, che oggi fosse confermata, perché premierebbe anche un po' questa nostra improvvisata, certo, del mercoledì. Il Marengo di Marengo è una moneta in qualità media molto bassa, perché è una moneta dell'Ottocento, una moneta che ha subito grandi maltrattamenti, e quindi avere un esemplare al 70% di qualità, adesso vi spiego cosa vuol dire, significa essere di fronte a uno dei Marenghi di Marengo più belli che abbiamo avuto la fortuna di presentare in tanti anni. Quello che ho in mano, che adesso il bravo Alberto ci mostra, è il certificato di autenticità. La state seguendo una trasmissione di Bolaffi, un'azienda che c'è dal 1890, è conosciuta, garanzia sul mercato di serietà e di affidabilità, ma non accontentatevi, chiedete sempre i documenti. Quando io vado in aeroporto dico, mi chiamo Lorenzo Lamorte, sono una brava persona, non ho mai fatto male a nessuno, lavoro, vado in giro, però i documenti li vogliono stessi. Sì, tu, Alessandro, sei un po' più famoso, magari ti lascio. Sì, non me ne chiedono 2 volte in più. Ecco quindi che le monete hanno bisogno di documenti, di autenticità, di provenienza, e che indichino lo stato di conservazione. Noi lo indichiamo in percentuale, è 50, 60, 70, 80, 10 dello stato originale, che era il famoso 100%. In funzione di questo numero, e partendo da un catalogo che oggi, in maniera eccezionale, adesso lo dico dopo, avete la possibilità di avere, ma con questo numero si va a costruire il prezzo. Il Marengo di Marengo, il lotto numero 2 di questa trasmissione, viene offerto a 8.960 euro. 8.960 euro per una numero 1. Gli 8.960 euro meglio spesi... O meglio investiti. O meglio investiti. Bravo, tutto bene, perché spese... effettivamente lo si fa per qualcosa che poi si consuma. Infatti, che no, non rimane, qualcosa che viene poi lasciato lì, sì, me la sono goduta al momento. Qui si permuta il denaro con qualcos'altro, con un'altra, diciamo, forza anche storica e quindi monetaria in questo caso. La prima l'abbiamo vista, 1850, questa che chiamiamo numero 2, in realtà dovremmo definirla numero 1 perché è l'origine di tutto, ma qua corriamo magari il rischio di ripeterci.
Procediamo. Procediamo, dai, così almeno le vediamo un po' tutte, poi abbiamo ancora 2 ore per andare a leggere i dettagli. Approfondire tutto. Ricordiamo le tre già di Carlo Alberto, di Umberto e di Pio IX a 1850. Napoleone l'abbiamo citato nella prima ora, lo abbiamo raccontato, è lui il padre del Marengo e del sistema decimale, perché ricordiamo che il sistema decimale è proprio quello che si basa sul Marengo e che fa sì che questa moneta circolasse a livello europeo. Abbiamo il Marengo italiano di Napoleone, quel Marengo coniato con Napoleone, imperatore e re d'Italia. Il Marengo, diamo le quotazioni. Sì, è la proposta numero 3. Vedete, 20 franchi, abbiamo visto 20 lire, si era anche, diciamo, omologato il numero 20, in questo caso su analoghi valori. Avete visto la scritta, la leggenda è in italiano, quindi i due momenti, proprio il passaggio in cui poi Napoleone è re d'Italia, quindi viene acclarato anche con questa, e acclamato proprio con questa indicazione. 950 euro, attenzione, perché sarà veramente interessante la possibilità, anche sommando ad esempio con quello da 1850, diventerebbero già 4 marenghi disponibili. In questo caso abbiamo una data precisa, 1809, indichiamo la data di questo marengo specifico, che andrà al primo che chiama in questo caso. Il Marengo di Napoleone, volevo mettere su, sì, questo, se prendiamo il cavalierino, così rimane a vantaggio poi anche di Alberto. Allora, Napoleone è imperatore, di re d'Italia, in realtà lo è di questa Eridania, di questa Eridanus, della terra bagnata dal Po, diciamo dal Piemonte al Veneto, ma lui ha bisogno di avere anche un occhio in quello che è il sud d'Italia. Sì. E allora, signore, questo già è un Marengo speciale, un Marengo che manca a tutti, e quindi qui, se c'è qualche nostro collezionista, cliente all'ascolto, e se c'è qualche nuovo cliente che si sta così incuriosendo il Marengo di Marengo, la prossima moneta sono quelle da scegliere prima, le più rare subito. Io questo lo dico da 20 anni. Il signor Mario ce l'ha, quella che vedremo dopo. Non me lo ricordo, ce lo dirà lui. Ormai l'abbiamo preso. Ormai l'abbiamo preso in mezzo. Ci sono tutte, signor Mario, quindi se manca qualcuna, e chiaramente se ha piacere ci mancherebbe. Sto parlando del Marengo, e andiamo a vedere la prossima, che Napoleone Bonaparte in qualche maniera fece coniare per mano di quello che era Napoleone Gioacchino Murat. Il cognato aveva sposato sua sorella e lui lo volle come re delle due Sicilie, come re di Napoli. E allora un Gioacchino Murat, che è un personaggio televisivo, oggi lui, Nerone, sarebbero personaggi che vivrebbero bene al nostro posto, perché lui era un guascone, uno che era un bell'uomo e come tale, diciamo, si faceva apprezzare, ma un personaggio assolutamente interessante, un personaggio che, pensate, quando poi fu deposto, fu arrestato, poi fu giustiziato, fu fucilato, e lì lui era davanti al plotone dell'esecuzione, e cosa penso bene di dire? Io avrei chiesto di, non lo so, di fare l'ultima telefonata, oppure avrei chiamato, esatto. E lui disse: mirate al cuore e non al volto, fuoco, perché non voleva che fosse deturpato il suo volto. Questo è un Marengo di Murat, l'unico anno di coniazione, le monete di Murat furono coniate solo nel 1813, e lo abbiamo in una qualità straordinaria, 60% la richiesta per il lotto numero 4. Sì, è di 5.400 euro lotto numero 4. Attenzione, ricordino sempre che c'è una possibilità anche di investire sulla stessa moneta, immaginando anche un pagamento di cui potremmo trovare accordo. Ecco qua, questo è un ritratto che ben spiega, e troviamo anche una somiglianza fortissima con quello che era l'immagine sulla moneta stessa. Quindi considerino anche la possibilità di dire: va bene, scelgo questa, ma la pago un po' per volta. Questo assolutamente vale per tutto il progetto. Il pago un po' per volta, noi siamo un po' atipici, perché di televisione, insomma, un po' ne vediamo, sì, e sentiamo, io personalmente, sempre di sentire voci fuori campo che dicono: tu all'anno, 8 euro al giorno, 8 euro al mese, 20, un caffè, una bibita. Okay. Noi non siamo così. Una pizza. Noi diciamo, e questo è il nostro modus operandi, lo facciamo da 126 anni,
Ti interessa valutare la moneta, ti interessa valutare l'insieme di questa proposta, poi è chiaro che ognuno ha le proprie geometrie, però in televisione non si compra nulla e quindi non è che se ti dico un caffè al giorno ti devi precipitare, se ti dico un tramezzino al giorno diventa troppo. Ecco, io dico, se c'è l'interesse, confermate le monete che vi piacciono e che sono più o meno nelle vostre geometrie. Quando ci si incontra per far che cosa? Per vedere le monete intanto, per vedere, aprire la scatola insieme, godere di questa, di questo bel tris a 1850 con Pio Nono, Umberto e Carlo Alberto. Poi dice, vabbè, io ho fatto quel gesto impulsivo in più, volevo vedere quel Morà che mi aveva stregato, ma io potrei pagarlo, lo compro, lo vorrei comprare, potrei pagarlo così. Così per me, 100 euro oggi, dopo l'estate, perché ho già prenotato le vacanze, posso saldare. Oppure posso pagare adesso, poi a dicembre la tredicesima posso dare una grossa quota e adesso piccolissime. Ogni mese posso far così. Ho bisogno di fare un finanziamento a 3 anni, si può fare tutto. Ma non perché siamo bravi. Siamo bravi anche, ma perché la verità è che ormai i sistemi di pagamento dilazionati sono alla portata, credo, al consumo di tutti, quindi dalla personalizzazione estrema, addirittura senza finanziamenti, fatto proprio di un rapporto diretto tra noi, certo, e voi, col funzionario che viene a trovarvi una volta al mese, quando ha le scadenze previste, o con un comodo, si può fare tutto. Ecco, ma di questo ne parleremo quando ci siamo incontrati e quando avete deciso di comprare. Non è che io oggi vi dica tot al mese, tot al giorno. Sì, anche perché l'importante è che la blocchiate, cioè l'importante è avere il soggetto di cui parlare anche per le vostre esigenze, che possono cambiare nell'arco veramente di qualche mese, quindi implementare certi momenti, non so, settembre anziché, e quindi non avere quella quota fissa. Però l'importante è arrivare a sceglierla, se no rimane poi sì, il vuoto. Perché qui abbiamo, l'ho detto prima, alcuni lotti disponibili, quindi ben vengano già le conferme, siamo già, mi pare, la terza, la quarta conferma. Sì, quindi Io sono veramente colpito e contento perché la state apprezzando. Base. Ma su queste monete, queste si sto presentando una per una, non è un caso. Qui la qualità e il prezzo, la qualità e la rarità fanno il prezzo. Quindi se vi interessa quella, bloccate quella e non aspettiamo un altro. La signora, cominciano ad arrivare suggerimenti per il venditore. Sì. Lo scrigno. La signora male, Franca. Non è male. Combinazione, dopo ci sarà proprio una figura femminile, Franca da Modena, manco se la sentisse. Scrigno, Cristina, segniamo scrigno. Tutto con. Anche perché poi scrigno. Alla fine faremo un sondaggio interno. La signora Franca, a cui mando un saluto, è una cara collezionista che giustamente questo percorso, così come il signor Mario, così come tanti, l'hanno iniziato ancora prima che nascesse questo nuovo, non mi piace parlarlo prodotto, questa nuova opera. Progetto. Ecco, giustamente ci fa sentire la sua presenza. Signora Franca, anche a lei, però oggi dobbiamo un po' metterla. Visto che il pubblico che c'è mercoledì, zitti, sono tutti lì davanti. Bisogna mettere in difficoltà, perché mica possiamo mettere solo in difficoltà il signor Mario, giustamente. La signora Franca, anche per lei. Oggi so che già molti marenghi li possiede, ma ad esempio Alessandro l'ha appena citato, visto che abbiamo una gentile signora, l'unico marengo con un'immagine femminile. E tra l'altro di zone geografiche vicine alla signora Franca, se non vado errato, perché siamo proprio nell'ordine dei luoghi adiacenti, diremmo proprio in quel modo. Nello stesso tempo ricordiamo sempre che ha addirittura in mano, va sì, bene? Sì, dedica speciale. Dammi solo un'immagine così la cerchiamo, eccola qua. È in dedica speciale alla signora Franca, ma davvero da valutare, l'ho detto e lo ripeto, puntata eccezionale con tutti i marenghi di questa raccolta. Questo è il marengo coniato nel 1815, e rimaniamo nei Napoleonidi, cioè di quella Maria Luisa, il secolo, poi cambiò in Luigia, quando il congresso di Vienna le assegnò, non avendo lei seguito Napoleone in esilio, il ducato di Parma, Piacenza e Guastalle. Quindi Maria Luigia seppe coniare, adattandosi al sistema monetario decimale, il marengo con la propria effigie. Ricordiamo moglie di Napoleone. Moglie di Napoleone, sì. Il marengo con l'effigie sul diritto e sul rovescio lo scudo con la indicazione appunto
della duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla. Sono 40% di qualità, che è sempre una qualità che consideriamo assolutamente elevata. Ricordiamo sì. che il tempo va a limare la percentuale di qualità, non per forza il valore, chiaramente parlando di quello che tratta una buona sembianza, una buona moneta, per meglio dire. 40% con una richiesta, attenzione, di 4.000 euro è la proposta numero 5 che può comparire in sovrappressione, per ricordarlo al nostro pubblico. Signora Franca, guardi, lo faccio vedere una cosa curiosa, lo faccio vedere a lei e a tutti. Le monete, poi anche di questo, anche per questo ci sarà un grande cambiamento. Fino a Carlo Alberto avevano il contorno liscio, ma in quel contorno, per evitare quella sgradevole operazione che si chiama tosatura, cioè la lima, il fatto di limare un po' la moneta e prelevare dell'oro, e purtroppo lo facevano, veniva inciso in incuso, con una tecnica di incuso, una scritta. Per quanto riguarda la moneta di Maria Luigia, c'è in latino dirigeme domine. Bellissima. Sì. Questa è una moneta che se manca, se volete regalarla, noi diciamo sempre un nipote, Alessandro, perché siamo... Un figlio, una figlia. Infatti. E allora perché non regalare un inizio di collezione e poi un marengo? E allora quale scegliere? Tra l'altro unica figura femminile che troviamo su queste proposte, a maggior ragione la possibilità di scegliere adesso, questo è l'invito che vi vogliamo Lo so, signora Franca, dice ma io non posso prendere tutto, ha ragione, però ci il sono. Maria Luigia... Sì, poi ci sono dei momenti, signori, dove... Dice, ma ho già scelto questo, però scegliere dei momenti dove le cose vanno scelte, ci saranno poi dei momenti dove si attende perché non c'è nulla, o c'è poche cose disponibili. Cavalchino l'onda mentre ci sono certe cose, è veramente un dato di fatto questo nelle forme di scelta. Questa è la pagina del volume, le pagine anzi dedicate proprio alla storia di Maria Luigia, alla buona duchessa che fu un'ottima regnante, e la sua monetazione è una monetazione assai rara e apprezzata proprio perché coniata in quel 1815 che, per sempre per parlare di storia, ricordiamo, è l'anno del Congresso di Vienna. Congresso di Vienna che viene, realizzato per fare che cosa? Napoleone in esilio, bisogna ripristinare un po' la famosa restaurazione, insomma, e quindi ridare un po' quello che era stato tolto. In questo caso a Maria Luigia viene dato qualcosa di nuovo, perché? Perché lei era arciduchessa d'Austria, quindi bisognava, non si poteva dire cara Maria Luigia tornatene a Vienna, e allora le viene assegnato questo principato. Ma allo stesso modo, anzi con rigore, si vengono a ripristinare i troni che Napoleone aveva in qualche maniera tolto. E allora ecco che passiamo al prossimo marengo, per andare e passare a quello che è il regno di Sardegna e quello che era il regno di Savoia. Esatto. E quindi... Torniamo a casa. Torniamo a casa, e torna a casa chi? Era in esilio, era proprio in Sardegna fisicamente, torna in Piemonte, torna a Torino, Vittorio Emanuele I, Vic M. D.G. Rex Sarcip et Ier, cosa vuol dire? Quella è la leggenda latina che ci regala Vittorio Emanuele, per grazia di Dio, Deo gratias, perché i re erano, si ritenevano tali per grazia di Dio o per grazia divina come gli imperatori, re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme, titoli nobiliari in parte reali come quello di Sardegna, in parte richiamavano gli antichi fasti Savoia, in particolare Cipro e Gerusalemme legati alle crociate. Ecco che Vittorio Emanuele I torna sul trono Savoia. Lorenzo, altra domanda, sì. Chiedono se questi sono in vendita anche da soli, ma questo, signori, no, anche perché è la concorrenza, poi questa è una nostra, è un bel progetto, quindi vanno insieme ai marenghi e non abbiamo questi oggetti in vendita separatamente. Avete visto questa dimensione? Giusto. Cosa significa?
se qualcuno conosce quelle famose cassette di sicurezza, e credo di sì, o casseforti personali, non è che sì, tutti avranno i cavò, gli armadi blindati, ah, eccetera, ma anche andando tranquillamente in banca, vi venderanno degli spazi come cassette di sicurezza che partono da un'unità di misura base, la meno costosa, di tot centimetri. Questa è proprio un po' una misura universale, no? Poi invece, se volete, la misura più grande, eccetera. Ma attenzione, perché questa dimensione è fatta per una particolarità, quella di poter, quando andate in vacanza, quando vi allontanate da casa, quando disattivate l'allarme, quando dite no, io l'allarme non ce l'ho, vado ancora in... benissimo, andate pure in banca, d'accordissimo. Però potrete depositare proprio i vostri marenghi nella giustissima dimensione atta a essere contenuta nella cassetta di sicurezza. Lo scrigno, per il momento scrigno, vince lo scrigno, sì, scrigno. Quindi teniamo buono il suggerimento della signora Franca. Ha una dimensione, ve lo vado a vedere, a far vedere in diretta, vediamo se si vede. Ecco così. No, aspetta che voglio farlo fatto bene. Eccolo qua. 9 centimetri. E poi ha una lunghezza di 15 più 27, direi. 27 sì, centimetri. Sì, sì, sì. 15 per 27. L'altezza è di 2, beh, anche 1,5. Cosa significa? Significa che questo in una cassetta di sicurezza, come diceva Alessandro, anche la più piccola entra, ma ne entrano 2 sì, infilati, ne entrano 3, ne entrano 6. Perché poi c'è qualcuno che ci ha detto, ma io la collezione dei marenghi europei la voglio mettere dentro, posso? Sì, ti diamo un cofanetto. È chiaro che è uno strumento assolutamente versabile questo, questo nuovo espositore, questo nuovo scrigno. Eccola qua un'immagine, queste sono persino, sì, sono forse sono queste, persino eh, grandi, sì, però sì, voglio sì, dire, sì, la cassetta di sicurezza l'abbiamo studiata proprio a misura, esatto, di cassetta di sicurezza. Esatto. Allora, ricordiamo la proposta... Così, per chi magari fosse all'ascolto da pochi istanti, la proposta iniziale, abbiamo anche un'immagine d'insieme, Enrico, dalla regia, quella di repertorio, e poi andiamo a vedere le tre monete. Anche perché, Lorenzo, come sai, dalle ore 18 cominciano ad arrivare sempre più persone, sì, il clou dell'ascolto in genere dalle 19 alle 20, è un dato di fatto, anche se poi questa, magari questa trasmissione la manderemo ogni tanto come riferimento, non è detto che poi siano presenti al di là di questo momento tutti i marenghi che stiamo vedendo oggi, ecco perché potete gustarvi proprio oggi la nostra diretta. Allora, questa è la proposta iniziale che non è riduttivo, perché qui di riduttivo non c'è proprio nulla, vale a dire l'opportunità di scelta di 3 marenghi, uno di Pio IX, uno di Carlo Alberto e uno di Umberto, ma non uno per l'altro, tutti e 3 vi vengono offerti a 1850 euro. Tanto per chiarire l'importanza economica, sì, questo pronto a essere smentito, chiamatemi e smentitemi, chi li ha scelti già... prima del lancio di questa proposta, sa che questo prezzo è assolutamente in linea con l'acquisto delle singole monete in maniera successiva. Qui avete il libro, avete la confezione, avete i cofanetti, gli scrigni, le capsule, tutto quello che serve a proteggerle. 1850 euro in conferma, in visione gratuita. Completiamo il nostro passaggio invece sulle monete, perché... io lo so che sia i tanti nostri amici che hanno chiamato, che già li hanno, stanno aspettando, dice quando mi ricapita l'opportunità di vederli tutti e poter scegliere quelli e che infatti, mi mancano. Infatti eravamo a Vittorio Emanuele I, 20 lire. Esatto, così diamo la quotazione. Sì, sono il 45%, intanto ricordiamo la qualità, che è altissima, sempre legata a questa, quindi se volete anche indicare l'anno, lo vediamo, lo stiamo vedendo, potete ovviamente scegliere proprio in questo caso. Comunque 45% di qualità è la proposta numero 6, la richiesta, lasciatemelo dire, soltanto 3.340 euro, dove soltanto non è così una parola messa lì tanto per risultare più accattivanti, perché non lo è in effetti accattivante, ma è la realtà delle cose. Siamo tornati nel Regno di Sardegna, siamo rientrati in quello che poi diventerà ovviamente il Regno d'Italia. Bene, proseguiamo il nostro percorso, la nostra storia. Cominciano a farsi caldi i telefoni, intanto. Ne ho sicuro. Guarda, ci metterei la mano sul fuoco dalle 19, dalle 18 proprio. Allora, andiamo a vedere quello che succede in Italia e quello che poi viene testimoniato dalle monete. Vittorio Emanuele I
Vittorio Emanuele I diventa re di Sardegna, l'abbiamo detto, abdica nel 21 a favore di Carlo Felice e... Scusami Lorenzo, sì. Scusami. Allora, stanno chiedendo l'importo di tutte e 16. Adesso magari... Sei pure su Lorenzo. Ecco, sei pure su di me. Diciamo al telefono. Ok, diciamo. Così magari andiamo. Sì, è semplicemente una somma matematica. Te lo do io. Perché poi dipende da queste o eventualmente da altre qualità. Quindi non so se la persona che ha chiesto fosse interessata a questo lotto. Relativamente a questo lotto. Però diciamo che Alessandro puoi anche dare un ordine di idee, insomma, sì. Se non è proprio questo. Allora, Carlo Felice. Carlo Felice, dicevo, diventa re nel momento in cui Vittorio Emanuele I abdica a suo favore. Il Carlo Felice quindi si troverà a gestire il regno e gestire anche la coniazione delle monete, coniava anche lui il marengo come tutti i re ed ecco quindi che la moneta che adesso andiamo a vedere è proprio il 20 lire di Carlo Felice, qualità 30%, la richiesta è 1150 euro. Ecco, tanto perché siamo in diretta, lo diciamo. Giustamente ci ha chiamato, ci stanno chiamando sì. Per avere il prezzo totale. Esatto. Ve lo possiamo dire tranquillamente, sì. Ma è il prezzo totale di che cosa? Delle tre monete a 1850. Più di queste altre nella qualità in questo momento esatto, il 70% dei frenti franchi, il 60% di Jacqueline Morat, il 40% di Maria Luigia, siamo nell'ordine dei 61.000. Esatto, esattamente. Cosa significa questo? Che nel momento in cui invece la doveste avere disponibile, che ne so, un 20 franchi in qualità più bassa, un Carlo Felice in qualità più alta, la quotazione evidentemente cambia. Sì, mi dai sì. Il catalogo un attimo? Volentieri. Perché almeno spieghiamo anche il perché diciamo di questa affermazione. Diciamo un po' i 60 di riferimento. Quindi diciamo che... Allora, questo... Molto interessante queste domande. Sono giuste, sono giuste. Molto e uno dice giustamente a cosa vado incontro. Infatti. Mi può piacere, lo voglio fare nell'arco di 3, 4, 2 anni, 5 anni, perché è un progetto che si fa nel tempo. Poi c'è chi lo può fare in una settimana, il problema è avere le monete, e chi lo può fare in 3 anni, 5, 10. Ecco, le quotazioni sono funzionali al catalogo, quindi anche lì non è che ce le inventiamo io e Alessandro prima di iniziare la trasmissione. Il marengo di Marengo, per esempio, visto che parliamo della numero 1, eccolo qua, vedete che abbiamo una quotazione di catalogo che ci dà la possibilità di dire che l'esemplare che oggi abbiamo in offerta al 70% costa 8.960 ed è una qualità pazzesca perché la qualità media che il catalogo va a indicare è un 40%. Quindi cosa vuol dire qualità media? Vuol dire che Bolaffi, che vende monete da più di un secolo, dice normalmente questa moneta bella si trova al 40%, un'altra si trova al, che ne so, 30%. Ho aperto a caso il catalogo, guarda, a caso ma non troppo, ho preso proprio il marengo di Carlo Felice, questa, guarda, Alberto. Esatto. Oh, che tocco, il 30%, hai visto? È una giornata 30%. Particolare. E scopri anche che cosa? Che il marengo di Carlo Felice ne hanno fatti 5.500.000 pezzi. 5.500.000 pezzi. Il marengo di Marengo ne hanno fatti 24.000. Ecco perché uno costa 8.960 e l'altro costa 1.150. Vedete che c'è, non sono a caso. Però questi prezzi sono funzionali alla qualità. Quindi un marengo di Marengo, per capirci, al 35% di qualità, costa la metà. Questa è matematica. Ma perché è importante la matematica? Perché fin quando si compra va sempre tutto bene, dice l'ho visto, ma guardi signore, è un buon prezzo, il problema è quando si vuole rivendere, quando voi volete rimettere, voi o chi per voi, i vostri figli, i vostri nipoti, sul mercato queste monete. Allora quanto valgono? È lì il problema. E allora di solito chi vende, quando deve vendere, magnifica, quando deve comprare, non è sempre così, ma ditemi se sbaglio, no? Allora cosa succede? Che quando si compra una moneta in Bolaffi, e si ha un certificato di garanzia di qualità, ecco perché è importante che parla di 70%. Quando si compra una moneta e si spendono 8.960 euro, che non sono pochi, ancorché si compra una grande moneta, quando poi la si vuole andare a passare di generazione, per esempio, e la moneta se la trova in mano un figlio o un nipote, cosa capita? Capita che chi se la trova non sa di che cosa si parli.
Vero Alessandro? Infatti. Dice il nonno, papà. Sì, mi sono trovato, mi hanno lasciato questo. Allora, se uno ha una moneta in mano, ha una moneta in mano. Se uno ha una moneta, un certificato, ha un documento. Intanto va da Bolaffi. E va da Bolaffi e in quel modo lì può sapere dove andare. Da Bolaffi cosa succede? Che trova un funzionario che riconosce la moneta, perché la fotografia della moneta, e andrà a prendere il catalogo del 2064 o del 2020 o quando sarà, e andrà a prendere la quotazione di quel catalogo al 100% e andrà a parametrarla a questo numero, perché la moneta nel frattempo non è cambiata. Se non l'avete lanciata contro, esatto, il muro, verrà un attimo valutata, ma se l'avete tenuta, se è nella stessa condizione, quindi varrà il 70% del listino del 2020, del 2030, del 2050. Attenzione signori, beni alternativi, beni rifugio, se ne fa un gran parlare, ma andiamo a valutare quel bene rifugio che non ha costi di gestione? Perché tu compri una moneta oggi e non ti costa un euro mantenerla. Non devi pagare fine anno una gestione, ma anche un capital gain o quello che può essere stata una tassa che viene. Esatto, i rendimenti finanziari hanno una tassazione sul capital gain, cioè su quello che guadagnate. Una moneta non ha tassazione sul capital gain. È al portatore, il famoso nipote che si ritroverà questo bello scrigno, cosa farà? Non farà altro che goderne senza dover pagare un euro di successione, perché non entrano negli assi ereditari. Allora, vedete che l'insieme... Ma scusa, ancora di più, tengo i soldi lì che non fruttano su un conto, ci pago pure sopra a fine senti, anno. I buoni postali, diciamo, no? I buoni postali. Togliamoci qualche sassolino. I buoni postali, no? E i nonni facevano... Sono andato alla posta per dire, guarda, hanno regalato questi soldini, mi hanno detto, guardi, non rendono niente, se lo vuol fare li faccio. Ma no, come non rendono niente? I bot vanno sotto zero e li collocano. Allora, io dico che non è che dovete prendere il vostro patrimonio e girarlo tutto alla Bolaffi in moneta, ancorché ci fa piacere, per carità. Che poi lo girate a voi stessi, ma in un altro modo. Esatto, provate, assaggiate. Magari passano 10 anni, ne passano 5 e fate le vostre valutazioni. Allora ecco che si chiude il cerchio. Si chiude il cerchio e in più la cifra di partenza, qui dovremmo fare 6 ore noi, allora 6 ore di trasmissione perché abbiamo tanto da dire, vado a condividere con voi, grazie per l'ascolto. La cifra di partenza è 1850 euro ad esempio, fermo restando dice no, voglio solo il marengo di Napoleone, va benissimo, fai 1850 euro... Questa è l'iniziativa. Questa è di Enrico. È bella, ma noi non ci verrebbe mai in mente, non ci prendiamo la responsabilità, però va bene, la regia ha voluto dare il suo contributo. Vabbè. È giusto. Però la quota iniziale, cioè vabbè, 1850, andate a chiedere, voglio fare un investimento con quanto? Quanto hai? 5.000 euro per partire, 3.000 se va bene, ma 1850, fermo restando poi quel valore aggiunto bellissimo, quel piacere della storia che passa tra le vostre mani. Io vorrei completare la carrellata perché le richieste giustamente quanto costa tutto, quanto costa completarlo, abbiamo dato una cifra che è indicativa rispetto alle qualità, però vorrei completare la disponibilità di oggi perché ripeto, quando voi telefonate non è che poi uno vi dice domani, ah guardi ne ho una che costa 3 volte tanto, quello che confermate noi lo togliamo e lo mettiamo da parte per voi, lo valuterete e poi l'eventuale seconda chiamata arriverà in attesa. Se voi non la comprerete, qualcun altro poi potrà valutarla. Carlo Felice era la moneta su cui ci siamo fermati, l'otto, il numero 7, al 30% di qualità, la richiesta 1150 euro per un grande classico da aggiungere, per esempio, a quella prima offerta. Sì, infatti, 30%. Vorrei una domanda per te. Allora, sì. Il signor Mario della provincia di Milano, che dice che ti conosce bene, sì. Dice che devi spiegare ai comuni mortali la valutazione delle monete in punti percentuali. Sì, ha ragione. Allora, è molto facile. Va bene, divulgativa. Aspetta, vedere in borsa. Ma cioè, Cristina, si è fatta anche dire il nome dello scrigno? Secondo Mario no, non sappiamo quale potrebbe essere. No, va bene. Giusto, ha ragione. Voglio solo vedere se ho in borsa. Io dovrei averlo
quel foglio chiuso. Il punto. Intanto, mentre Lorenzo guarda, noi andiamo a ricordare. Ecco, quello che stiamo adesso vedendo, ma accontenteremo poi subito il nostro Mario. Io comunque ce l'ho. Ce l'hai quel... Ce l'ho là. Allora, lo vado a cercare io. Tu intanto... Nei folder che abbiamo all'interno insieme alle nostre informative ci dovrebbe essere di sfogliarli un pochino e lo troverai, Lorenzo. È bello, è una trasmissione. Anzi, se volete poi parlare direttamente anche con Lorenzo al telefono... Sì. Chiedere al nostro centro di valutazione, sì, quello telefona al nostro ufficio, fa parte delle valutazioni che noi diamo, però chiamando la nostra sede, perché questa è una proposta di valutazione, diamo di quelli che noi abbiamo in questo momento, voilà, vedi ormai io sotto controllo tutto. Allora, sì, ecco allora qua. Eccoci qua, giustamente movimento, vita. La logica del valore di queste monete, allora, molto semplice, caro signor Mario e da cari tutti. Le monete, allora il catalogo dà delle indicazioni. Prendiamo il Marengo di Marengo. Il Marengo di Marengo, così come tutte le monete, oltre ad avere la descrizione tecnica con peso, dimensioni, intrinseco e quant'altro, tirature, ha un'indicazione che è espressa con una P. P 100, punti 100. Che cos'è il punteggio? Molto facile, un indice di rarità. Una moneta che ha 100 punti di rarità è il Marengo di Marengo. Se io sfoglio il catalogo, la moneta successiva, che è una moneta d'argento della Repubblica Subalpina, ha 50 punti. Un'altra moneta ne ha 10. Ecco, questo è un esempio molto calzante. Cosa vuol dire? Che l'indice di rarità, che ormai è assoluto, tra queste monete tale per cui una è 100, l'altra è 10, l'altra è 5. E questo è un dato fisso, vale a dire tra 10 anni questo rapporto non cambierà, perché il Marengo di Marengo è 100, la moneta successiva è 50, il Carlo Felice lo possiamo vedere per qualunque moneta. Questo indice di rarità viene indicato sul catalogo. Questo indice di rarità ci dà la possibilità poi di costruire il prezzo. In che modo? Ogni anno viene assegnato al punto un valore economico. Quindi il catalogo rimane vivo con i suoi punti. Quindi questo non andrà mai in pensione. Può essere rinnovato nella grafica, può essere rinnovato nella copertina, ma il punteggio rimane invariato. Ma se andiamo a vedere questo cartoncino, vediamo che indica il punto. Il punto indica il rapporto di rarità che intercorre tra gli esemplari contenuti in questo catalogo. Se noi giriamo questo cartoncino però, troviamo che cosa? Il valore del punto. Ogni periodo, e quindi in cui è organizzato il catalogo, antico, classico, e quindi se adesso Alessandro lo riapri, vai a vedere la pagina del Marengo, vedremo che comincia con periodo antico, eccolo qua, apri pure. Perfetto, giriamo ancora un attimo, eccolo qua, giro ancora una pagina, eccolo qua, no, ce la faremo, eccolo qua. Vedete, Italia periodo antico, cioè quel periodo che va dal 1800 al 1861. Le monete di questa parte sono del periodo antico. Quindi quanto vale il Marengo di Marengo? Si moltiplica quel punteggio, che è un fisso di 100, per un valore economico che è espresso sul cartoncino, 128 euro, ogni punto vale 128 euro. Moltiplicando il valore di un punto per il numero di punti, cosa si ottiene? E c'è scritto la quotazione al 100% di qualità, quindi nella moneta in un rapporto ipotetico di fior di conio. Quindi un Marengo di Marengo quanto costerebbe al 100%? 128 euro per 100, vale a dire 12.800 euro. Quanto costa il Marengo di Marengo che Lorenzo e Alessandro vi stanno presentando oggi? Il Marengo ha una qualità, in questo caso è il 70%, quindi il prezzo è il 70% di quel 100%. Quindi se voi fate con una calcolatrice il 70% di 12.800, ottenete 8.960. Quanto costa il 50% di un Marengo di Marengo? 6.400 euro. Perché è il 50% di 12.800.
Quanto vale fra 10 anni? Noi ogni anno andiamo ad aggiornare il punto. E questo che vale questo ogni anno? Questo cartoncino che andiamo a dare ai nostri collezionisti, ai nostri clienti, e facilmente si potrà andare a fare il conto, moltiplicando questo, vi dico che questo punto da 100 è passato a 105, a 110, a 115, 120, 125, 128, ed ecco quindi l'incremento che è un incremento. Possiamo fare entrare un attimo la numero 2, così vediamo che in effetti su listino, quello sta passando il crollo informativo, ma su listino la proposta numero 2, 20 franchi, sarà di 8.960, la cifra che vi abbiamo chiesto precedentemente. Allora, spero sia chiaro, in particolare a chi ce l'ha chiesto, quindi signor Mario, un'informazione di ritorno, chiami pure il centralino per dire se è tutto chiaro, e se è chiaro, cosa si fa? Se ne sceglie uno, eh. Beh, sì, come minimo sì. Dobbiamo continuare a vederli allora, tutti, Lorenzo. Andiamo avanti, perché voglio completare il percorso, perché poi note storiche, perché qui abbiamo i marenghi, li abbiamo tutti oggi. Tutti. Allora, Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, è il re che succede a Carlo Felice, che poi diventerà il famoso padre della patria, re d'Italia. È la proposta numero 8, quella che tra poco andiamo a vedere, che tra poco prima andiamo a inquadrare, però, perché sì, così la andiamo proprio in ordine di presentazione. Attenzione alle grandi possibilità offerte anche in questo momento, in questo caso proprio. Eccola qua, la numero 8. La proposta per il lotto numero 8, 40% di qualità, 715 euro. 715, si può iniziare anche da questo, volendo. 715, è chiaro che i tre marenghi entrano di diritto in quel cofanetto, e poi se li dividete per tre, quelli che state vedendo, signori, alla fine il pro capite è veramente, veramente un suggerimento da cogliere al volo. Procediamo, perché andiamo a vederne il rovescio, così che ci rimanga anche poi un'immagine da poi magari sì, far girare quando finiamo là. Questa sarà una, facciamo sì, poi una carrellata per tutti quelli che magari si mettono all'ascolto attorno alle 19, così infatti possono vedere tutta la proposta. Eccolo qua, vedete, qui abbiamo la novità dello scudo crociato. Carlo Felice è l'ultimo re che trattiene il vecchio scudo con i quarti nobiliari, e Carlo Alberto, poi Vittorio Emanuele II, avranno lo scudo crociato. Andiamo avanti, perché qui andiamo su due pezzi davvero molto rari. Sì, qui, sì, qui è un po' come oggi un po' abbiamo fatto un po' un 48, abbiamo sparigliato le carte, abbiamo fatto una trasmissione inaspettata, non annunciata, e quindi fortunati che l'hanno vista, un po' per caso, un po' perché affezionati anche alla tua trasmissione, si sono trovati in una trasmissione un po' diversa, speciale Marengo, l'abbiamo scritto anche in alto, con l'opportunità oggi di scegliere al 1850 questo super invito con i tre marenghi di Carlo Felice, Pio IX e Umberto, da prendere subito col volume, la storia del Marengo, gli scrigni, ormai il scrigno mi sta piacendo. Lo stiamo usando, però stiamo anche aspettando altre idee. È arrivato qualcosa sulle idee? Scrigno finora è il più bello, cassettina hanno scritto, ma scrigno è il più bello. Allora, nel 48 i moti rivoluzionari che hanno, diciamo, abbracciato tutto il nord Italia partono da Milano e arrivano fino a Venezia. Signori, due tra i marenghi più importanti di questa collezione, due tra i marenghi più difficili da trovare, due tra i marenghi più difficili da trovare in alta qualità, il marengo delle 5 giornate di Milano, coniato dai milanesi, è il signore di Milano, Mario di Milano, è il marengo di Milano, non può, adesso non può far finta di niente, esatto, uno non si fa avanti, esatto, ma quando si va avanti poi però, only the brave. Quindi Marengo di Milano delle 5 giornate con l'Italia libera, perché Dio lo vuole, questo hanno voluto scolpire i milanesi in quello che fu il governo provvisorio di Lombardia, ma provvisorio veramente per pochissimi mesi, perché poi gli austriaci tornarono di gran carriera, scacciarono via
questo governo provvisorio e istituirono poi chiaramente il vecchio regime. Tra l'altro con una tiratura contenutissima, lo immaginate il perché, no? E direi quasi ovvio, no? Il bello è che nelle monete c'è una fortissima coerenza proprio in quello che va a esprimere la moneta, quindi una contenutissima proprio la tiratura e poi questo motto così toccante che dovremmo ogni tanto ripercorrere un po' insieme, sì. Credo siano nell'ordine di 5.000 e poco più, sì, però vi daremo esattamente la tiratura. Allora, sono 4.593. Quello che stiamo mirando è il rovescio con l'Italia Turrita e poi sul diritto, quel governo provvisorio di Lombardia. 20 lire italiane. Io vado di matto, sì, a pensare, sì, all'Italia libera sulla moneta che stiamo vedendo. L'Italie delivrée a Marengo sulla moneta di Marengo. Quando l'Italia non esisteva, esisteva come, esatto, concezione geografica, sì, sì, ma non come uno Stato. E allora questi governi, come il governo provvisorio di Lombardia, che sente già lo slancio del pensare all'Italia unita, urlando, esatto, l'Italia è libera. E poi fu grazie a loro che i Savoia, diciamo così, si mossero. Sì, Carlo Alberto cominciò a essere stimolato. Esatto, perché si rende conto che bisogna scendere. Poi avrà una sconfitta costosa, ma sì, è storia. Allora, diamo la quotazione per questo governo provvisorio, lotto numero 9, qualità 70% contro una qualità media del 50%. Ecco, 70%, torniamo a quel riferimento, il 100% dovrebbe costare, diamo proprio anche quel dovrebbe, il 100%, l'ordine di idee ci porta a 8,960, qui siamo a 70%, quindi torniamo a ricordarlo, 6.270 in questo caso, per la proposta numero 9, e infatti compare qualità 70%, come indicato sul certificato di qualità Volaffi, sì, che andremo certificato assolutamente da mostrare, bellissimo. Questa è l'immagine. Che giornata bella, guarda, scusami, ma non perché non dobbiamo dircelo a noi, ma avere questa possibilità da offrire al nostro pubblico. Una nuova televisione. Non è da tutti i giorni. Noi abbiamo fatto questa presentazione ufficiale di questa proposta il 25 aprile. Un po' una liberazione per tutti, esatto, perché l'avevamo annunciato da mesi, però non c'erano tutti, ma figurati, e le abbiamo proposti e confermati tutti. Sì, ero al telefono, ti ricordi? C'era l'emergenza, serviva. Oggi è una puntata un po', come si dice, inaspettata, non l'abbiamo annunciata. È un po' le sorprese, un po' come un flash mob. Sì, no? Esatto, ma così è, siamo proprio fortunato un work in progress. Fortunato chi c'è. Hai bene. 70% per un governo provvisorio di Lombardia. Ce l'hai? Ce l'hai al 40? Cambialo. Ecco, una cosa importante anche, la qualità è un concetto a cui ambire. La qualità per Volaffi è esasperazione, un po' come per i greci nella produzione delle monete, qualità, bellezza. E allora c'è anche una possibilità di sviluppo di questo processo, per cui uno ha comprato un Marengo di Marengo qualche anno fa, ha comprato un governo provvisorio di Lombardia al 40% e dice io ambisco ad avere grandi monete, allora la qualità 70 ti permette di fare una upgrade pagando la differenza rispetto a quanto hai pagato. Ci sono quelle possibilità, siate curiosi nel chiedere. Andiamo avanti perché voglio arrivare in fondo a questa carrellata. Poi ho tanti aneddoti ancora da raccontarvi su queste monete, sì, ma anche voi dovete fare la vostra parte. Le domande le state facendo, però attendiamo anche con piacere quella che potrà essere la vostra scelta, anche se qualcuno ha già detto vorrei vederle tutte, quindi è anche giusto vederle per poi magari scegliere. Intanto bloccate già quella che più vi interessa, poi in caso aggiungete o dite no, prendo questa, è possibile. Insomma. I milanesi, voi lo sapete, sono caduti dopo pochissimo, i veneziani che hanno avuto questa onda rivoluzionaria che è arrivata appunto da Milano, invece hanno resistito un po' di più, sono riusciti a portare avanti una prima vittoria contro gli austriaci che stranamente si sono ritirati abbastanza in fretta, non hanno posto grande resistenza, poi però sono rientrati, sono tornati e sono tornati ancora più agguerriti, come si suol dire, poi hanno si sono mossi per sconfiggere i veneziani in questo assedio violento. Anche nella poesia, no? Ricordato molte volte. Esattamente. E quindi la moneta che fu coniata da quel governo provvisorio di Venezia, che va di nuovo
a parlare di un'indipendenza, guardate che meraviglia, questa, un'indipendenza italiana. Qui veramente, poi viene un po' spontaneo dire gli amici, i nostri clienti, comunque di Venezia, viene spontaneo chiamarli, poi non vuol dire, però ci sono dei bei collezionisti anche a Venezia, Lorenzo Di Bolaffi. Comunque, vediamo se sono all'ascolto, la proposta governo provvisorio di Venezia, 20 lire sempre del 48, attenzione un 60% di qualità. Questa è rarissima, credo che poche volte sia stata vista questo, sei tu lo storico in Bolaffi, parlo proprio anche di tempi, di professionalità tua, Lorenzo, quante volte questa è? Questa è una moneta che è coniata in 5210 pezzi, con sul diritto il leone di San Marco, con la data 11 agosto 1848, quando fu istituito quel governo guidato dal Manin, e chi è a Venezia ci è andato, la statua del Manin l'ha vista, e le piazze Manin in Veneto ce n'è piena, e che poi appunto fu invece ritirata, sequestrata dagli austriaci, quando poi misero veramente in condizioni di estrema difficoltà i veneziani. Non avevano pane, c'era cioè il colera, no? Sì, il morbo avanza, il pan ci manca, sul ponte sventola la bandiera bianca. Quindi un onore alle armi che gli austriaci comunque diedero ai veneziani. Ecco, il 20 lire del governo provvisorio di Venezia, qualità 60%, una sì, qualità... attenzione, che questo è, potremmo dire, il top lot, sì, siamo davanti, questo lo mettiamo davanti a tutti, se dovessimo dare una scala che poi comunque esiste chiaramente anche in base al prezzo, perché ci troviamo a 10.750 euro di richiesta, proposta numero 10, 60% di qualità, ricordiamola. Quindi la prima della classe, è inutile, indiscutibile. Allora, i Mario all'ascolto. Sì, perché i Mario all'ascolto. La signora Franca, che è stata così carina da darci questo spunto di nome da dare a questo magnifico cofanetto che appunto lei suggerì a Scrigno. E oggi è una puntata magari un po' inaspettata, ma tante volte le migliori scelte si fanno quando non si è pronti. Così anche un po' di pancia, poi loro ci conoscono e sanno che una scelta in questo momento è in visione, metti da parte, poi ci sarà l'occasione con i funzionari di poterne parlare. Vedrai che qualche tuo cliente storico ti riproverà dicendo: Lorenzo, ma non lo sapevo, hai presentato certi pezzi così, non lo sapevo, mi hai detto, bisogna seguirci in tutte le trasmissioni. Diventa un po' troppo facile. E benvenuti nuovi telespettatori, ovviamente. Bene, proseguiamola questa magnifica. Oggi potremmo fare una puntata quasi didattica, quasi lo è proprio storica, perché credo che in televisione non si sia mai vista una collezione di questa portata. È una collezione che è una collezione che faceva parte delle collezioni di Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III, lo vedremo nelle sue monete tra poco, era un grande numismatico, e come tutti i grandi numismatici collezionava monete e ha coniato monete. I Marenghi, ma perché noi abbiamo scelto i Marenghi? Potremmo fare la collezione della storia dei grandi 100 lire, monete di grande modulo, importanti, ma i 20 lire sono monete collezionate in tutta Europa. I grandi collezionisti, anche extraeuropei, non collezionano i 2 lire, i 2 franchi, le 10 pesete, collezionano i Marenghi, perché la collezione dei Marenghi italiani, è chiaro, e noi abbiamo concentrato su quella la nostra opera, è una collezione che chiaramente vuole abbracciare il nostro territorio, ma i Marenghi, questi Marenghi circolavano in tutta Europa, quindi i collezionisti francesi, tedeschi, ci hanno chiamato dei mercanti, Alessandro, certo, colleghi italiani, sì, francesi, ci hanno chiesto la possibilità di avere a loro questo brevetto, di fare un qualcosa di analogo nei loro paesi, e ci siamo messi a disposizione ovviamente. Perché? Perché i collezionisti svizzeri, i collezionisti tedeschi, i collezionisti greci fanno la collezione chiaramente, certo, del proprio paese, ma poi cercano le grandi monete. E allora il Marengo di Marengo, di chi è? Non è italiano, sì, è italiano perché è stato fatto in Italia, è circolato in Italia, ma è il Marengo che ha dato la nascita a tutti i Marenghi.
E poi attenzione che solo l'Italia, in parte anche la Germania, ma era così frammentata dando una ricchezza assoluta. Abbiamo parlato della Maria Luigia, dando una ricchezza assoluta per varietà ai marenghi, quando ad esempio la Francia era unita e quindi di conseguenza erano inferiori proprio le qualità, le diversità dei marenghi. Ecco perché diventa un progetto innovatore. Ribolà fin questo, l'Europa ci seguirà, ma arrivino prima di tutti, veramente, lo vogliamo dire, ma con grande serenità e con grande motivazione, questo ben inteso. Bene, allora andiamo avanti a completare questo viaggio nella storia, altro che trasmissione veramente storica, questa è proprio una bella passeggiata, sì, attraverso due secoli quasi, e con gli eventi più importanti che hanno portato a creare il paese che stiamo con fatica cercando di tenere tutti e per quanto possibile unito. Vittorio Emanuele II, l'abbiamo visto prima come re di Sardegna, padre della patria. Questo signore, insieme ad alcuni illuminati quali Camillo Benso Conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi, Mazzini, penso che possa bastare, e mille valorosi, seppero portare avanti quello che i predecessori avevano soltanto sognato, immaginato, sperato, auspicato nella coniazione delle monete, cioè il progetto dell'Italia libera e di un'Italia unita. Vittorio Emanuele II nel 1861 riceve per mano di Garibaldi a Teano le chiavi, se si può dire, sì, dell'Italia, e quindi diventa non più re di Sardegna ma re d'Italia. La sua moneta prima principe sarà il marengo, proprio a dimostrare anche a livello europeo questa nuova figura del re. Ed ecco che il marengo di Vittorio Emanuele II lo abbiamo disponibile in una qualità anche lui molto alta. Sì, molto bella. Attenzione alla richiesta, perché se prima abbiamo visto il picco, qui vediamo un buonissimo campo base di partenza, mettiamolo così, come altitudine e come prezzo, ma degno assolutamente di entrare in questa collezione. E diciamo dai 10.750 del governo provvisorio di Venezia, qui scendiamo, chiaramente è legato anche alle quantità emesse, a 515 euro moneta d'oro, 900 il titolo dell'oro, la grandezza, ricordiamo, è quella del marengo e così il peso, ed è Vittorio Emanuele II le 20 lire, in questo caso del 65, 515 lotto numero 11, e qua qualcuno comincerà a dire sì, ci faccio veramente un pensierino perché investo, sì, destino del denaro, diversifico, una cifra veramente, veramente contenuta. Bene, allora adesso passiamo alla fase finale di questo percorso, ma che se è finale per storia, non lo è per importanza e per bellezza, perché questo non lo dico io, non lo dice Alessandro, non lo dice la Bolaffi, c'è stato un re, quello re si chiamava Vittorio Emanuele III, che dicevo poc'anzi era un grande appassionato di monete, la sua collezione è di riferimento, lui ha scritto una delle più grandi opere enciclopediche relative alle monete, che ancora oggi consultata, di riferimento, cioè, scambiava monete con tutti i grandi collezionisti europei, quindi quando è diventato re dopo l'assassinio di Umberto non ha potuto che compiacersi del fatto di poter coniare monete nuove. E allora ecco che con piacere vi mostro le tre monete di Vittorio Emanuele III, intese come i tre marenghi, che sono gli unici che lui ha realizzato, che vanno a completare la vita del marengo. Il primo, lo stiamo vedendo sul diritto, proprio perché ammiriamo questo giovane re, lui sale al trono così, anche lui dalla sera alla mattina, perché viene assassinato Umberto, suo padre, come sapete, a Monza, per mano di Bresci, l'anarchico, e quindi lui sale al trono nel 900. Nel 901 inizia la coniazione delle monete con la propria effigie e lui, stravolgendo 200 anni di storia numismatica, va a sconvolgere la presenza di quello che è lo standard, vale a dire il volto del re sul diritto e lo scudo della casata sul rovescio, introducendo una novità assoluta che rivoluziona la produzione dei marenghi, delle monete anzi tutte, e ci consegna una delle monete più belle realizzate in tutta Europa a livello proprio di conio, il 20 lire dell'Aquila Sabauda.
il 20 lire, il primo 20 lire di Vittorio Emanuele III, coniato nei primi del Novecento, questo è un esemplare del 1905, dove appunto lo scudo diventa il corpo dell'aquila, ed ecco che l'immagine è un'immagine assoluta, bella, imponente, importante, elegante. Non mi vengono altri aggettivi per un piumaggio dettagliato, una moneta greco-romana per quanto è bella. Sì. È una moneta coniata in un numero di esemplari molto bassi, perché le monete, ecco, vi dico un'altra cosa che non sapete sicuramente, o che comunque pochi sanno, quanti pezzi si coniano di una moneta? Allora, non è che il Belgio decide di fare quello che vuole, l'Italia decide di fare quello che vuole. C'è un patto che si chiama Unione Monetaria Latina, che è stato realizzato dai paesi europei che hanno deciso di sposare questo sistema decimale. Questo patto prevede che ci sono due monete di riferimento. Queste due monete sono una moneta d'argento e una moneta d'oro. La moneta d'argento è un 5 lire, lo scudo, e la moneta d'oro è un marengo. Su queste due monete, con pesi, dimensioni, intrinseco assolutamente identico, si crea tutto il sistema decimale. Quindi lo scudo italiano, lo scudo francese, lo scudo tedesco, il marengo italiano, il marengo francese, perché il tedesco, possono circolare liberamente e scambiati tra di loro per il loro valore intrinseco. Perché ricordo che dal 603 avanti Cristo, quando il signor Creso, re di Lidia, inventa la moneta, fino a Bretton Woods le monete valevano tanto metallo quanto pesavano. Bene, tutto questo per dire che i numeri di monete, i pezzi che si possono coniare, quindi, sono funzionali ai dettami dell'Unione Monetaria Latina, che dice: tu Italia del marengo ne puoi fare X quest'anno, in questi anni, perché quelli circolanti italiani sono tot, di studi ne puoi fare tot. Quindi le tirature, in questo caso i 10.800 pezzi di questo marengo, bassissima, pensate ai 5 milioni e mezzo di Carlo Felice, sono giustificate da esigenze reali. Questi non sono gadget, non sono monetine, non vi confondete con i grandi testimonial che vi raccontano le riproduzioni. Belle, ma sono medagliette. Queste sono monete che circolavano nel 1905. Queste sono monete con cui i nonni hanno costruito, chi ha potuto, le proprie fortune. E allora ecco che il marengo di Vittorio Emanuele III, l'Aquila Sabauda, è tra le più rare, grandi rarità del Novecento. Abbiamo una moneta di una qualità, di nuovo, molto alta. Sì, eccezionale questa, Alessandro. Sì. Siamo al 75%. Anche qui, mi ripeto, ma credo che non molte volte siano passate un 75% proprio nel mondo numismatico in genere. E questo permette di motivare in più quella scelta puntando in alto, piuttosto gliela pago qualche mese in più, la valutiamo insieme, però puntando in alto, andate sulla qualità, signori, quella che oggi vi stiamo specificatamente suggerendo, 6.920 euro per l'Aquila Sabauda, proposta numero 12, è del 1905 e ricordiamo che queste monete non è che circolavano fra i soldati, queste venivano passate di mano in mano tra gerarchi, nobili, re, certamente, no? Ambasciatori, insomma, una moneta d'oro era qualcosa che veniva scambiato già a livello di un collezionismo che esisteva o a livello di chi poteva permettersi certe scelte, addirittura di tenerle poi, perché conservarle, mantenerle, mantenerle, nel senso tenerle, significava posso spendere altre cose, queste le mantengo qua, le tengo qui, è un bene sul quale già io ho orientato la mia scelta e lo proteggo nel tempo. Dai, ma che dici, Alessandro, portiamo in fondo, così poi andiamo, facciamo in fondo, anche perché è arrivata un'altra domanda, poi rivediamo tutte, un'altra domanda che diceva: ma perché il marengo va a finire? Il signor Claudio ce lo chiede, da Latina. È una ottima domanda la sua, e c'è una spiegazione che andremo a svelare tra un minuto e mezzo, perché lo completiamo questo percorso e andiamo proprio alla fine del marengo. Nel 1912 Vittorio Emanuele III decide di rinnovare la tipologia di monete. Le monete davano anche messaggi, quindi si trasformano in funzione anche delle situazioni sociopolitiche. Nel 12 ci sono grandi crisi a livello europeo, nel 14 comincia la guerra mondiale, quindi Vittorio Emanuele III in quel caso lo troviamo con un cambiamento epocale anche in questo caso. Stiamo a parlare del marengo del 1912, della serie della cosiddetta aratrice, una serie unica anch'essa, perché composta da quattro monete
In oro, tutte con lo stesso conio, e vi voglio far vedere anche sul libro, perché di questa serie si parla sul nostro volume. Della grazie storia. Anche per l'ennesima conferma sulla base Marengo 1850. E qui arriva Frosinone. Frosinone, vabbè, il centro Italia, Latina, Frosinone. Ma seguono con attenzione come anche la Liguria e la Toscana. Questa è la pagina del volume dedicata, dice, ma non parla di Marenghi, sì, ma ci sono tante altre curiosità, approfondimenti. Questa è l'unica serie coniata in Europa con quattro monete con lo stesso conio in tagli differenti. Sono un 100, un 50, un 20 e un 10. La serie dell'aratrice. Eccola, bellissima. Un'Italia contadina che sta spingendo un aratro sul rovescio. Regno d'Italia, 20 lire. E una qualità, tra l'altro questo esemplare, nuovamente molto alta. Con una particolarità che appena la regia mi dà indicazione posso vi farò vedere. Siamo, come vi dicevo, nel 12. Nel 12 il clima europeo è abbastanza critico e quindi Vittorio Emanuele III fa una scelta. Quella di apparire sulla moneta non più a collo nudo, come abbiamo visto, i più attenti l'avranno notato nella prima moneta, sì, quella del 1903, quella del 5, scusatemi, dell'Aquila Sabauda. Poi eventualmente le affianchiamo, Enrico, le sì, due immagini. Ma in divisa. Questo è un messaggio importante, gentili ospiti, perché significa che il messaggio che dà è: l'Italia sarà anche contadina, ma siamo un popolo guerriero e io sono il comandante dell'esercito, quindi indossa la divisa. E sono aspetti che oggi rientrano, vedete, con la differenza sì, molto bene tra il collo nudo da imperatore, da re romano, insomma, della prima moneta del 905, nel 12, sette anni dopo soltanto. Intanto cambia l'immagine, il volto più maturo, ma poi la divisa. La divisa, e poi nel 12 cominciano a sentirsi quei venti di guerra, o perlomeno si comincia già a preparare, c'è qualcosa che sta accadendo in Europa, nessuno poi potrà stabilirlo per tempo, quello che porterà in modo così impressionante a un momento storico drammatico, più di 1 milione di morti nella sola Europa. Quindi insomma, importante, e si sta preparando la guerra, questo sembra voler indicare nel 12 proprio Vittorio Emanuele. Tra l'altro si distinguono quattro periodi monetari proprio per lui, come missioni fondamentalmente, a dimostrare quanto importante sia stato il suo percorso che oggi ci mostra appunto il 20 lire aratrice con una qualità ancora del 75%, quindi un collezionista potrebbe immaginare già di scegliere sia questa che la precedente, e siamo sicuri che difficilmente avrebbe qualcosa di analogo, quando la qualità media dell'aratrice è comunque è citata proprio al 70, quindi sono comunque 5 punti al di sotto. 6.000 euro la richiesta per la proposta numero 13, che ci preparano all'ultima, la numero 14, così andremo a dire anche al gentile telespettatore il perché si va a completare questo percorso. Riparto dall'inizio per arrivare subito alla fine, non vi preoccupate, non faccio di nuovo tutto il passaggio. Abbiamo detto che si decide di coniare una moneta nel 1801 per commemorare una vittoria, quella di Marengo, ma si decide di farla di 6 grammi 45 con un oro 900 e 21 mm di diametro 22. Quello standard diventa uno standard europeo, e tutta la storia che abbiamo visto in Italia con il passaggio delle varie tipologie, con i vari re, la duchessa di Parma e quant'altro. Bene, quelle monete valevano 20 lire, 20 franchi, 20 pesetas, perché valevano tanto oro quanto pesavano. Succede una cosa molto pratica, per cui nel 1923 viene coniato in Italia, sempre durante il regno di Vittorio Emanuele III, siamo nel pieno del ventennio, per commemorare l'anniversario della marcia su Roma, una moneta d'oro del peso di 6 grammi e 45, del diametro di 21 mm, con oro 900, su volontà proprio di sua maestà Vittorio Emanuele III. E fin qua qualcuno sta dicendo, quindi? E quindi hanno coniato un Marengo. È vero, hanno coniato un Marengo. Hanno voluto mantenere lo schema tecnico tanto caro dal 1801. Ma, gentili ospiti, nel 1923 il valore dell'oro era schizzato alle stelle, e quindi 6 grammi e 45 d'oro non valevano più 20 lire, ma valevano 4 volte tanto. E allora
cosa succede? Succede una cosa epocale mai successa in Italia e succede proprio nel 1923. Viene coniato questo 20 lire chiamato fascetto, e capiremo adesso il perché andando a goderne il rovescio, perché viene inserito questo fascio littorio e la data ottobre 1922-1923 a commemorare proprio il primo anniversario della marcia su Roma, ma questa moneta viene coniata e venduta. Avete capito bene? Non è, cioè, oggi coniano un euro, non è che lo vendono a 4 euro. Ve lo andate in banca e ve lo danno. Avete sul conto 50 euro, un euro ve la danno la moneta, non è che ve ne chiedono 4. Nel 1923, se volevi una delle 20.000 coniate, soltanto 20.000 coniate, dovevi pagare 80 lire, dovevi comprarla. Quindi, signori, per la prima volta in Italia viene coniata una moneta cosiddetta commemorativa, che spiego, non è una riproduzione o una medaglia, è una moneta che ha un decreto d'emissione, ha un valore nominale, la puoi spendere, ma per il valore nominale, per 20 lire. Tu la davi a comprare 80 lire, era un po' da folli spenderla. Ma 80 lire chi li poteva permettere? Chi poteva permettersi nel 23 di dedicargli a una moneta? Pochissimi. Ed ecco che questa moneta coniata in 20.000 pezzi, venduta in un numero decisamente inferiore, arriva a noi per la lungimiranza di chi ha saputo ai tempi acquistarla, un po' per tesaurizzarla, perché aveva fatto una scommessa sul valore dell'oro, e me l'aveva persa, e oppure per il ricordo, diciamo, che questa moneta comunque evocava. Una grande moneta che chiude il percorso del Marengo. Allora, io voglio dare la quotazione, Alessandro, di questa moneta, il lotto, e poi regalare, lo dico già alla regia che si prepari, un'immagine, se mi affianchi, del Marengo di Marengo e del fascetto, perché sono l'inizio e la fine di questo. La prima e l'ultima, l'alfa e l'omega, diciamo così, mantenendo rispetto per la frase stessa. Siamo al 60% di qualità, signore, la numero 14, quindi aggiungendo le proposte, o meglio, la proposta è già considerata, quella storia del Marengo è già considerata quindi come un numero uno, e abbiamo tutte in totale un 16 monete. Comunque andiamo a concentrarci proprio su questa proposta, che è di 4.800 euro per il numero, lotto numero 14, 60% di qualità, il 20 lire fascio del 1923 di Vittorio Emanuele III. Ad esempio, centrare le ultime tre proposte, cioè dire va bene, comincio con i Marenghi di Vittorio Emanuele III, Aquila Sabauda, Ratrice, fascio, si è veramente nella storia, diventa un po' un refrain questo, ma lo è in tutti i casi. Ecco qua il confronto di proprio della moneta, delle due monete, l'inizio e la fine. Chiaramente le abbiamo volute inserire andando da destra verso sinistra, sì, perché sì, sono originali, infatti, oggi. Adesso, tra l'altro, vedi, eccolo qua, è così. Tra quanti Marenghi ci sono? Sembra che piovono Marenghi, è sempre lo stesso, usiamo il fermo immagine perché così è più pratico potervi... Il rosso su Napoleone e il blu Savoia per È vero, guarda te, è vero, volutamente scelta. Allora, signori, ci siamo, benvenuti a chi è rincasato alle ore 19. Adesso facciamo una breve panoramica, una dopo l'altra, andando dall'ultima alla prima, però con i tempi veramente indicati. Lorenzo, ti chiedono anche alla telecamera, scusa, alla telecamera, al telefono, oppure... No, assolutamente, io direi adesso facciamo... Io vado avanti e faccio in rassegna do prezzi, quindi mi limito all'aspetto tecnico. Va bene. Così tu puoi intanto rispondere al telefono, perché ci sono anche dei nostri clienti che ti conoscono e che vogliono parlare con te. Quindi andiamo un attimo proprio sull'ultima che abbiamo già visto, ma che torniamo. E io diligentemente, come un bravo allievo, vado a ripercorrere tutto e fino ad arrivare a questo cofanetto e mi ci butto dentro, perché io tanto se faccio la pausa poi sono diesel, quindi preferisco tenere, mentre lui è richiesto al telefono. Allora giustamente seguiamo. E allora partiamo dall'ultima, intanto grazie per chi sta telefonando, ne approfittino ovviamente. Io vado ricordando anche il pubblico che ci segue generalmente, diciamo, dalle ore 18, 18:30, di cosa stiamo parlando, lo vedete in alto, uno speciale dedicato al Marengo. La proposta numero 14, potete chiaramente scegliere singolarmente, poi arrivando in realtà all'immagine finale,
che sarebbe poi quella degli inizi, le contestualizzeremo in un ambito giusto, direi molto molto giusto, che è quello del cofanetto, degli scrigni che le andranno ad accogliere. Allora, 20 lire fascio del 23, Vittorio Emanuele III, 60% di qualità, richiesta 4.800 euro. Numero 13, così vediamo dritto e rovescio se possibile, questo ringrazio ovviamente la nostra regia. Proposta numero 13, il Regno d'Italia con Vittorio Emanuele III si ripropone, quindi lo stesso re, ma facciamo un passo indietro, andiamo al 1912, 20 lire aratrice, 75% di qualità, sono 6.000 euro di richiesta. Chiaramente la qualità Bolaffi, espressa anche nei certificati, va a indicare, per la numero 13 che stiamo vedendo in questo istante, va anche a indicare un prezzo di riferimento a quella qualità 75. Qualcuno dirà, ah sì, ho visto su internet, ho visto, mi proponevano un'aratrice a 1000 euro. Auguri signori, per carità, auguri, ma attenzione che anche nelle monete esistono i falsi, esistono i restauri, esistono tante realtà di cui è meglio diffidare, quindi scelgano nei posti giusti. Il fai da te è molto pericoloso, molto delicato e si va a incorrere poi in certi aspetti e in certi ambiti che danno origine a un affare che non è per niente un affare. Gli affari, come diciamo noi, si fanno in due, parola che non amiamo molto, ma che è la verità. Allora, numero 13. Numero 12, Vittorio Emanuele III con l'Aquila Sabauda, ancora un passo indietro nel tempo, è il 1905, un 75% di qualità, 6.920 la richiesta. Ricordino sempre, teniamo ovviamente lo spazio, la possibilità di vedere sia sul dritto che sul rovescio, l'effigie del re numismatico così chiamato che continua ancora a proporsi almeno per tre di questi marenghi e l'Aquila Sabauda così importante e tutto sommato così innovativa anche se troviamo immagini araldiche analoghe in certi altri luoghi. Andiamo invece alla numero 11 con Vittorio Emanuele II, tengo un ritmo abbastanza veloce, quindi ti prego Enrico di seguire proprio perché sennò torniamo a chi ci segue dagli inizi e a ripetere un po' troppo magari certi concetti, quindi andiamo a vedere ancora, ecco qua, l'altro, Vittorio Emanuele, l'altro, Vittorio Emanuele II, 20 lire del 1865, attenzione, a 515 euro, forse anche la prima moneta d'oro che scegliete, attenzione, non si parla di oro di borsa, si parla di un valore aggiunto importantissimo che è il valore storico, si parla di una numerazione contenuta, sempre meno disponibilità, perché la storia è questa, quelle sono state le monete coniate, il tempo va a erodere anche non la moneta, ma la quantità di monete disponibili sul mercato. Numero 10, governo provvisorio di Venezia, che è rarissimo, governo provvisorio di Venezia, rarissima, il top, è la più alta di tutte a livello di quotazioni, grazie per le chiamate, non so, immaginavo. Lorenzo, piacere di sentire anche la vostra voce, assolutamente. 20 lire del 48, il famoso 48 d'Europa, le rivoluzioni europee, 60% di qualità, 10.750, attenzione, ricordiamo che l'oro è 900, quindi non, qualità parla dello stato della moneta, non della quantità di oro, ricordiamolo sempre. Governo provvisorio Lombardia, ancora il 1848, ancora le 20 lire, avete visto quel leone di San Marco, il leone di Venezia, il leone dedicato alla grande immagine all'importanza proprio della tradizione di Venezia, che attinge all'immagine degli evangelisti, all'idea degli evangelisti, qui però siamo a Dio lo vuole, ecco proprio la parola che indica M, con quella M la zecca di Milano, Italia libera, Dio lo vuole, altra importante testimonianza come Marengo, sempre del 48, un 70% di qualità, 6.270 euro. Corriamo alla precedente, giusto il tempo di vedere dritto e rovescio, 20 lire italiane, vedete. Numero 8,
Siamo al Regno di Sardegna con Vittorio Emanuele. Volentieri, eh? Siamo in diretta, quindi le vostre indicazioni ci sposteremo di moneta in moneta. Vittorio Emanuele II, 1850. Non lo era prima, non lo è nemmeno adesso, l'Italia ancora non si è fatta, siamo nel 1850, ma ci sono tutti i segni che vanno ovviamente a portare in quella direzione, tranne poi fare l'Italia e cogliere di sorpresa alcuni luoghi, addirittura mentre stanno coniando monete, da un giorno all'altro diventerà una nuova idea proprio anche di monetazione. Siamo alla proposta, dicevamo, numero 8, 715 euro per il lotto dedicato a Vittorio Emanuele II. Numero 7, Carlo Felice, sempre 20 lire, ricordate sempre quest'ordine, questo valore espresso, perché è una delle caratteristiche che accompagnano il marengo insieme al peso, insieme al diametro, insieme alla quantità di oro, appunto i 900 indicati. Andiamo a inquadrarla, perché con la proposta numero 7, Carlo Felice del 1825. 30% di qualità, 1150 la richiesta. Carlo Felice sembra quasi sentire che i tempi stanno cambiando, infatti sarà poi quello, il suo successore che porterà con le riforme eccetera un nuovo afflato, ma vediamo proprio in Carlo Felice un'immagine così completa, un disegno, una forma, una figura, scusate, così completa di quello che è lo stemma di Casa Savoia, quindi con questa massima estensione anche per questo marengo. Numero 6, Vittorio Emanuele I, 1819, attenzione, 1819, con, eccolo qua, una foggia, diciamo così, un'acconciatura che è di grande nobiltà nella restaurazione. Vedete che si abbiglia, il suo abbigliamento no perché il collo è nudo, ma la sua acconciatura è quella che ci riporta addirittura ai grandi regnanti di Francia, una tradizione passata, quello che sarà poi il restituire all'Europa un ordine prima di Napoleone. Maria Luigia, la proposta, intanto ricordiamo, scusate, 3.340, siamo alla proposta, ecco, vediamo il dritto e il rovescio, attenzione, con il 20 lire perfetto che stiamo vedendo sia sul dritto che sul rovescio, Vittorio Emanuele. Sì, perfetto. 3.440 euro. Ducato di Parma, Maria Luigia, proposta numero 5 del 1815. Anche in questo caso andremo a valutare il dritto e il rovescio. Grazie sempre per l'attenzione e lo vediamo adesso tra le mani. Gestito anche per avere il piacere tattile di toccare appunto queste monete, fatelo anche voi con delicatezza, chiaramente, maneggiandole con cura, ma il piacere deve rimanere, deve persistere in tal senso. 4.000 euro al 40% di qualità, 1.815, e poi, e così ci possiamo anche apprezzare il rovescio, e poi Gioacchino Murat, siamo alla proposta numero 4, il Regno delle Due Sicilie, che praticamente accomuna, avvicina l'Italia unita, perlomeno nelle intenzioni di Napoleone, e con questa figura da Hidalgo nel profilo di Gioacchino Murat, che poi ricordiamo verrà fucilato. 1813 invece questa moneta, 20 lire ancora, chiaramente 60% il marengo delle Due Sicilie, a 5.400 euro. Arriviamo all'origine, Napoleone. Siamo però con la leggenda in italiano, quindi perché parleremo poi del marengo di Marengo, la proposta è la numero 3, siamo nel 1809 per questa specifica moneta, 950 la richiesta. E poi attenzione, le 20 lire lasciano lo spazio, sempre in senso cronologico, quindi andando all'origine, ai 20 franchi, quindi dai 20 lire di Napoleone
Dio me l'ha data, guai a chi la tocca, è la corona del regno d'Italia. Invece il Marengo di Marengo, frutto della vittoria di Napoleone sugli austriaci proprio nella battaglia di Marengo, questo lo celebra perfettamente, il grande fondamentale inizio, e sono i 20 franchi per la proposta numero 2. E su questi 20 franchi abbiamo a questo punto il momento di interpretazione del nostro intero cofanetto. Intanto grazie Lorenzo per essere stato con noi nuovamente. E andiamo a gustarci il progetto. Sì, sono rientrato e ho approfittato, Alessandro, per scambiare una serie di così, considerazioni, anche riflessioni con i nostri telespettatori nuovi, tra l'altro tanti nuovi telespettatori incuriositi da questa nuova proposta, ci hanno chiesto di rivederla un pochettino nel dettaglio, anche guardando meglio le monete. Sì. E quindi tu hai quell'espositorino rosso lì, vero? Sì, io volevo fare una cosa. Allora, chiederei a Enrico se mi dai quell'immagine di quel piccolo set, ma non quello di oggi completo, quello delle tre monete, poi lo vediamo. Perfetto. Allora, abbiamo detto che la proposta iniziale, quella che è diventata un po' il là per iniziare questa raccolta, è una proposta assolutamente di livello. Noi ne abbiamo fatte tante di proposte di invito al collezionismo, certo. Abbiamo visto belle monete romane, greche, con prezzi di ingresso anche decisamente più bassi. Qualcuno ha detto, ma 1850 mi sembra veramente un ingresso importante. Beh sì, va detto, 1850 sono giustificate dalla grande importanza di queste tre monete e sono giustificate dal fatto che non abbiamo lesinato nulla, non abbiamo veramente, mi parlo un po' addosso e ci parliamo un po' addosso, non abbiamo sbagliato niente. Sì. Perché abbiamo veramente considerato tutto, abbiamo considerato la possibilità di farvi conoscere le monete grazie al volume, grazie al libro che adesso dovremo rivedere, grazie, non abbiamo dimenticato la possibilità di conservarle in maniera sicura e attenta. Allora questo cofanetto che adesso prenderò in mano chiedendo proprio di seguirmi, mi dai anche quel pannetto blu per favore, perché voglio proprio fare una cosa che è la cosa che faremo a casa, perché... Sì. Molti hanno chiamato dicendo, Alessandro, ma io poi lo vorrei vedere, ma poi se poi mia moglie torna a casa e mi sgrida. Beh, io le ho risposto che il nostro mestiere è conoscere i nostri potenziali clienti, andare a trovarli, abbiamo funzionari in tutta Italia, spesso a distanza di massimo un'ora di macchina siamo a casa vostra, abbiamo i negozi a Torino, a Milano, a Roma e Verona, quindi l'incontro non è sempre finalizzato a una vendita, fosse così... Non saremmo qui a dannarci. Certo. L'avrebbe un giorno alla settimana. Sarebbe appunto, si apre il giovedì, neanche, si apre un giorno a caso e avremo la fila. Certo. Noi siamo abituati, e lo facciamo da 126 anni, a incontrare il potenziale cliente e mostrare gli oggetti. Poi lo si valuta insieme. A volte si comprano, a volte no, ma comunque è sempre importante un momento di scambio, ci sarà un'altra occasione. Quello che quindi vi dico è, facciamo a casa questo. Apriamo la scatola, tiriamo fuori il libro che adesso Alessandro ha in mano, ma tiriamo fuori il cofanetto che arriverà, adesso ve lo voglio far vedere, sigillato. Guarda che bello, soltanto questa. Sì. Ma anche perché ci va, è un plexiglass con dei magneti. Intanto non ci aveva pensato nessuno al mondo. Infatti. Intanto non ci aveva pensato nessuno al mondo. Perché c'è il plexiglass? Perché se io le giro, non cascano. Se io le metto in una cassetta, le maltratto, tra virgolette, anche se non va maltrattata. Prima di far del male alla moneta, ce ne va perché c'è il plexiglass che si sigilla il vassoio, lo scrigno, e poi ci sono le capsule. Le capsule sono state realizzate per entrare perfettamente in questi fori, fatti proprio con macchine a controllo numerico che hanno... Mi dai un primo piano? Perché gli dici, ma cosa devi vendere infatti, il foro? Infatti. Ma io vorrei proprio che notaste l'attenzione massima nel creare da un unico blocco di legno una, veramente un contenitore di prestigio, di livello. Perché se lo vai a regalare, veramente vuoi fare un regalo importante, spesso si parla sempre di figli, di nipoti, io intanto dico regalatelo a voi stessi, perché il primo che merita il regalo ogni tanto è, no? Siete voi. Ma andate a regalare a un medico, a un professionista che vi ha aiutato, in uno, dice non so come sdebitarmi. Beh, qui è uno sdebitarsi di livello. Intanto quando apre una scatola e legge Bolaffi già capisce la preziosità. Poi incontra un volume, poi incontra un cofanetto, poi incontra delle capsule che io vado ad aprire perché voglio mostrarvi gli oggetti, perché qui io non vi voglio presentare a 1850 euro comunque un libro e un cofanetto.
vi voglio presentare tre monete. E allora vedete, le tre monete vivono nella loro capsula, ma sono libere, libere. Non comprate monete chiuse, slabbate, sigillate. Poi le prendiamo e le andiamo a mettere. Guardate, le metto in ordine cronologico. Le voglio mettere un po' sul diritto e un po' sul rovescio, perché voglio farvi vedere anche un po' le novità. Guardate, queste sono le tre monete oggetto della proposta. Tre marenghi importanti, fondamentali di quello che è il percorso della storia del marengo. Sono il marengo di... sono un po' storto, vado ad addrizzare questa. Anche questo di Umberto. Sono il marengo di Pio IX. È il primo e unico marengo di Pio IX. Pio IX è un pontefice interessante, ha avuto un lunghissimo pontificato. Nel 1866, anno domini 1866, sì, aprimi pure l'immagine, Alberto, appena puoi, su quello che Alessandro sta mostrando, cioè la parte di questo volume dedicato a questo marengo, che non vi nascondo, perché parlavamo di rarità, che è il più raro di questo trittico, è il più raro. Ecco, qui non fate il conto 1850 diviso 3, non valgono tutti la stessa cifra. Il marengo di Pio IX, il marengo di Carlo Alberto sono decisamente più rari. L'insieme, abbiamo fatto uno sforzo enorme, viene proposto a 1850 euro. Con tutta la storia, sì, di Pio IX, sì, e il perché lui abdica a vantaggio di questo marengo. Ecco queste, dammi le monete. E diamo anche, ecco, qui la vediamo inserita nella sua capsula, ma l'importanza è proprio di scelta oggi, in visione gratuita, delle tre monete, per capire, per comprendere, per conoscere, vero Alessandro? Sì, assolutamente, queste sono le... E poi il fatto di sceglierne tre, averne tre, è già diventa una collezione. Ecco, il termine, cioè, no, una è lì, rimane lì, sì, importante, per carità, ci mancherebbe, ma il fatto di averne tre già diventa un argomento che permette di comprendere meglio, con l'ausilio anche del nostro libro, certo, del volume esplicativo, perché invece se ne parla tanto, sì, vado a fare ricerche su internet, ma questa carta che rimane e che fino a prova contraria rimarrà forse più di tante altre cose che potrebbero svampare da un momento all'altro, non sono qua a vendere il libro, ma siamo qua a vendere anche quello che è la storia rappresentata, rappresentativa dei tre marenghi. Quindi a 1850, signori, la nostra insistenza, che tanto, guardate, di qui a un po' di tempo, poi non ci saranno più nemmeno questi cofanetti, ma non perché non ne facciamo più o meno, ma perché su queste qualità ogni volta qualcuno comincerà a dire, ecco, ce n'è sempre in meno, andiamo sempre più a scendere, quando si troveranno qualità alte, ecco che saranno ben diverse le cifre. È un modo come un altro per intenderci, compreso quello dedicata a Papa Pio IX, che fa parte di questa proposta. Il sottoscritto, qualche mese fa, parliamo del 2015, parliamo della seconda parte del 2015, un po' di tutto il 2015, ma in particolare nella seconda parte, ha insistito, mi è venuto lo spunto da quello che dicevi, ha insistito proponendovi, qualcuno ha detto, ma insomma che noia, le monete del Vaticano, sì, in particolar modo le monete d'oro del Vaticano, in particolar modo le monete d'oro di Papa Francesco e di Giovanni Paolo II. E vi abbiamo consigliato e vi ho consigliato la scelta di queste monete, dicendovi, e qualcuno ha pensato fosse la classica... il classico eloquio di un presentatore televisivo che dice cosa deve fare, deve raccontarla, dicendo ai signori sceglietele perché poi io non ve le posso portare e non ve le porto tutte, ve ne porterò magari uno ogni tanto e chissà che prezzi. Qualcuno ci ha creduto, Alessandro, qualcuno no, qualcuno ha telefonato, sì, tanti clienti, sì, nuovi, e qualcuno no, devo girare, ecco, qualcuno ha creduto, qualcuno no. Bene, chi ha creduto ci ringrazia e dice guarda, ho fatto bene perché ho visto effettivamente che non ci sono, io non le porto mica perché siano passate di moda, perché non ce le ho. Io avessi un cofanetto di Papa Francesco completo 2013 ogni trasmissione, lo porterei, ne porteremo uno in ogni diretta che facciamo. Le mettiamo lì. Lunedì, puntata, avevo le monete di Giovanni Paolo II, le avevo, una collezione neanche completa, confermata tutta. Certo. Allora, i marenghi è la stessa cosa, con una
considerazione che è intorno gli abbiamo costruito un qualcosa di enormemente più importante, non che le monete di Papa Francesco non lo siano, ma loro sono già importanti nel loro essere monete fior di conio di un anno fa. Qui parliamo di monete dell'Ottocento, del Novecento, intorno costruito questa scatola, questo contenitore che non è inteso proprio come, nel senso, nell'assenso più, nell'accezione più importante, cioè proprio come sistema di conservazione, di conoscenza. E allora poi cosa succede? Che io insisterò ad aprile, ho iniziato il 25 aprile, insisterò a maggio, e andremo verso l'estate, l'ufficio acquisti comincerà a dirmi: Lorenzo, le monete cominciano a scarseggiare. Non sono presenti in ogni trasmissione, attenzione, perché per me è prima volta essere qua, esatto, per la mia trasmissione con i Marenghi, esatto, quindi non è che ogni volta butta dentro, esatto, fino a... No, non è così, si gestiscono cercando di arrivare a servirvi il più a lungo possibile nel tempo, e questo è un dato di fatto. E quindi ecco che la nostra... il nostro consiglio è quello di valutarle, perché di nuovo, così come ho detto a giugno, come ho detto a settembre, a dicembre e già meno a gennaio, valutarle significa che voi chiamate per dire: bene, è un'ora e mezza che sto sentendo questa cantilena, mi sembra che abbia un senso, ma voglio concretizzarlo con mio marito, mia moglie, con una serenità di scelta. E allora oggi intanto te ne fai mettere da parte una. E allora fai come hanno fatto tanti. Credetemi, le monete di Papa Francesco, che tra l'altro sono aumentate di listino in 6 mesi 2 volte, e non so, molti le hanno confermate. Poi siamo andati a trovare i clienti, qualcuno le ha comprate, qualcuno le ha comprate tutte, qualcuno le ha comprata qualcuna. Oggi io cosa farei oggi? Io farei una follia. Chiamerei, puoi permettertelo, chiamerei e direi: portami il cofanetto completo, portamelo. Quanto costa? Abbiamo detto tra i 50 e i 60 mila euro, perché poi dipende dalle qualità. Tanto poco, lì sapete, è soggettivo. Io mi faccio un programma, avevo un'assicurazione in scadenza, decido di, ma se ne sono convinto. Eccolo qua il progetto completo. Eccolo qua. Andiamo a vederlo, sfogliandolo, proprio come abbiamo registrato prima. Sì. Ma questo, io sono venuto qui oggi e ho invaso un po' lo spazio di Alessandro. Con piacere. Perché ho detto: Alessandro, io ho una cosa che non mi capitava da anni, e ho la collezione completa dei Marenghi, voglio farla vedere. Dice: ma aspetta lunedì che fai la tua diretta, mi poteva dire Alessandro. Ma no, qui il problema è che io lunedì non ce le ho. Non avrei detto così, l'ho preso al volo e viene assolutamente. Scherzo, chi c'è, lo so. Chi c'è, c'è. Cioè, nel senso che ben venga questa sorpresa, ma volentieri, lunedì sono già nelle case, nei cavò, nelle cassette di sicurezza, nelle vetrine dove li tengono, dei nostri clienti. Per questo è un dato di fatto. Eccola l'insistenza. Allora, io però, visto che sono l'ospite di una trasmissione non mia, faccio un po' anche così, un po' gioco il jolly, dai. Come si suol dire. Allora, stavo ragionando su una domanda che avevate prima, anche al telefono prima mi sono soffermato, su chi ha detto: ma io questo discorso dei punti, del prezzo, dell'indice di rarità, l'ho compreso, ti ringrazio, ha richiamato il signor Mario, mi piacerebbe avere qualche informazione in più. Allora, io voglio fare un regalo. Allora, chi oggi, e questo è un regalo importante, comincio da qui, guarda, perché dici: ma quanto sei materiale, non si fanno i regali facendo vedere il prezzo. E io invece lo faccio vedere. Questo catalogo in vendita, è il catalogo, sì, in cui trovate le quotazioni di tutte le monete che vi ho presentato, 30 euro costa. Bene, allora io dico che oggi chi confermerà, seguitemi bene, chi confermerà il lotto a 1850 o una delle monete dei Marenghi singoli che abbiamo visto, tra l'altro voglio dare anche un'indicazione: sono arrivate alcune conferme, non te l'ho detto prima, sì, di alcune monete Vittorio II, non le tolgo perché voglio lasciare fino alla fine la possibilità anche in seconda scelta, sì, in seconda chiamata, per cui proprio perché è un'opzione in valutazione gratuita, in è giusto che chi vuole possa scegliere. Ma io dico che chi le andrà a confermare una, due, l'offerta di base, questo sarà in regalo. Come funziona? Funziona che andrete nel nostro negozio a vederlo, lo valuterete, lo acquisterete, vi viene regalato. Lo valuterete, non l'acquisterete, vi viene regalato lo stesso.
Questo, Alessandro, ah, perdonami. No, no, è una mia iniziativa, me la demiteranno a fine mese, però mi piace, non fa parte dell'offerta, è il catalogo, ve lo dico. E su questo catalogo vedete le monete che abbiamo ammirato, perché sennò dice, ma di cosa stai parlando? Siano tranquilli, chi ha già confermato che questo catalogo entra di diritto. Assolutamente. Confermato assolutamente. Finora. Guardate, il Marengo anche il più piccolino, quello del Regno d'Italia, di Vittorio Emanuele II, il collo corto. Sì, quello che abbiamo portato. Le tirature a giustificare i prezzi. Allora oggi chi avrà, abbiamo ancora 35 minuti, un sacco di tempo, è l'ora giusta. Prima di cena, siete appena rientrati, giornata faticosa, se è stata una bella giornata di quelle che insomma, dai, ti è entrato un affare. Beh, a maggior ragione, prendetene di più allora. Me ne regalo uno, me ne regalo. Veramente, ma bravi, uno si sente poi più ricco, si sente più ricco in queste cose, assolutamente, come, cioè, compro e mi sento più ricco. Avete mai questa sensazione? Ma noi nel nostro piccolo, ognuno lo fa, e dice, guarda, ho guadagnato qualcosa, e questa è l'occasione per poter entrare su questo tipo di guadagno. Le tre che abbiamo, attenzione, ne abbiamo scelto tre, diciamo, guarda, le peggiori, le meno importanti. No, abbiamo voluto, qui non voglio esagerare, però se confermate la serie base, non è che dice, stappiamo lo champagne in Bolaffi e abbiamo straguadagnato. No, stiamo investendo, attenzione su di voi. Stiamo investendo sulla vostra attenzione, stiamo investendo anche su quella parte di pubblico che è sempre rimasta alla finestra, e ce ne sono, perché l'altro giorno ho chiamato un telespettatore dicendo è da 5 anni che vi guardo e adesso ho scelto. Quindi va bene, ma fate questo passo, toglietevi la soddisfazione il prima possibile. Cioè arrivare prima, dice, guarda, non l'avrei mai immaginato, pensavo prima o poi, colgo al volo l'occasione, speciale Marengo. E questo è un dato di fatto, speciale Marengo. No, non è a scorrimento, attenzione, sì, sono piastre magnetiche, quindi non dovete, quella cosa che poi si spacca, no? Scorre, fai vedere l'immagine così ce l'abbiamo in diretta, scorre, poi si spacca, rimane a metà, no, si appoggia e si toglie, si appoggia e si toglie. E nel dettaglio sta il demone, e qua il dettaglio invece fa arrivare gli angeli. Guarda Alessandro, siccome dici una cosa molto giusta, e abbiamo fatto in diretta l'operazione di apertura, ci siamo goduti, abbiamo mostrato, sì. Siate orgogliosi. È chiaro che bisogna farlo con una certa discrezione, non è che uno va in piazza a raccontare i fatti propri, però insomma a un proprio caro si può mostrare con orgoglio anche lo spessore, perché bisogna dirlo, insomma, comprare oggetti di questo tipo denota anche una certa capacità di scelta, una certa intelligenza, ma perdonatemi, non vuole essere dispregiativo che dire non sei intelligente se non li compri, l'intelligenza di comprendere l'importanza storica e di valutare delle alternative. Dopodiché, dopo averle mostrate, cosa si fa? Si prendono le monete, si mettono nella capsulina, si prende un coperchio e lo si va a porre sopra, si prende l'altra moneta. Lo potrete fare voi stessi. Tranquillamente, non c'è niente di complicato, esatto, non c'è niente di difficile. Esatto. Bisogna solo mettere il coperchio sulla e la sua base. Esattamente. E poi vedete l'ultima. Poi cosa succede? Succede che l'andiamo a riporre nel suo espositore. Nel suo scrigno. Lo potete mettere, vedete, avete scelto le prime tre, le andate a mettere in questa maniera, le potete decidere, noi le abbiamo messe centrali. Umberto, potete metterli come vi piace di più, in ordine cronologico, in ordine di scelta. Poi andate a sigillare il contenitore, poi prendiamo la scatola, facciamo l'operazione inversa. Allora cosa faccio io? Mi sono andato a rileggere prima di andare a dormire la storia delle monete che possiedo, mi sono fatto un'idea di quelle che vorrò scegliere, e allora poi cosa faccio? Vado a riporre, molto importante, questa cartellina non l'abbiamo troppo valorizzata, ma cosa c'è nella cartellina? I certificati. Queste tre monete che avete scelto, già le prime tre, hanno certificati di autenticità e di garanzia. Quindi assolutamente monete autentiche, coeve, circolanti nell'Ottocento. Le andate a riporre. E se volete mantenere tutto insieme avete anche quindi la... Poi riaprite la scatola. Vedete, la scatola l'avete lasciata così. Questo non l'abbiamo fatto vedere. Vedete, questi sono dei blocchi, anche qui non abbiamo risparmiato. No. Legno. Potevamo farli in plastica, in cartone, sì. Costava meno. No,
Abbiamo investito proprio su tutto, quindi questi distanziali li andate a riporre. Foderato, foderato nello stesso colore. Poi andate a inserire il vostro espositore, lo andate a riparare con il suo bravo panno, gli stilate sopra il suo portacertificati e il libro. Poi lo chiudete. La messa è finita, andate in pace. E poi l'ultima, attenzione, io sono veramente per i dettagli. Hai ragione. Magnetica anche la chiusura. Si è sentito? Sì, io sto zitto, sentite. E poi la questa, vedi, abbiamo parlato di cassette di sicurezza, abbiamo parlato, ma questo, perché poi spesso più vai a nascondere più trovano. Infatti. Questa fa parte della tradizione Bolaffi, tutti anche gli album Bolaffi non hanno mai dei riferimenti sul dorso. Quindi questa voi mettete in una libreria, a fianco ad altri libri, messo così, allarga un po'. Vedete, è un libro, Chi sa che dentro ci sono monete? Ma se uno non lo sa, non lo viene a cercare. Lo volete mettere ancora più anonimo, lo mettete così. Cioè, infatti. Non c'è nessun riferimento. Sembra un libro, folder. Un folder. Sì, sì, sì. Allora ecco che il tesoro, è pesante, importante. Allora, pensate a regalarlo. È bellissimo. Regalarlo a un medico che vi ha aiutato, regalarlo al proprio compagno per un anniversario, con la propria compagna l'ho detto un po', però vedi, ci sono tante donne collezioniste e che sanno apprezzare. Sì. La signora Franca oggi ci ha salutato, è una delle tante. Ecco, pensate che bello, quanto vi distinguete. 1850 euro, tanti pochi, lì è soggettivo. Intanto li puoi pagare anche 180 euro al mese, perché no, un'idea, 185 euro al mese per esempio. Ma tante volte si fanno dei regali importanti, compri un bello orologio e lo paghi cifre importanti sei comunque neanche andato nel top. E comunque è un oggetto bello, attenzione, però magari che è il terzo, il quarto, il quinto che questa persona possiede. Pensa a regalare questo. Pensa a un progetto, noi abbiamo tanti clienti nonni, beati viva i nonni per tante cose, che fanno progetti di raccolta per i propri nipoti. Ma allora cosa devi fare? Magari lo prendi e lo prendi così a questo prezzo e poi non è che glielo devi dare tutto al tuo nipote, puoi prendere una capsula e lasciarla dentro, le altre vuote, e dire: caro nipote, guarda, questa è la storia d'Italia raccontata attraverso i Marenghi, vieni che te la racconto. Una parte coinvolgente, e poi dentro una moneta, nonno, una cosa così non me l'aspettavo. L'anno prossimo, per la comunione, per la cresima, quando vieni promosso, te ne regalo un altro. È un po' un fare quel percorso per se stessi, ma sapendo già dove va a finire. Con una considerazione, lo facevamo prima ma la ripetiamo, di carta è molto pratico, queste monete voi le comprate, le pagate nel tempo che volete, anche senza interessi in un tempo non troppo lungo, le andate a... Dovrebbe capirci, in 12 mesi le pagate senza interessi, tanto per dire, perché se non sembra che c'è non troppo lungo, cosa vuol dire? Mettete via, costi di gestione zero, la andate a vendere fra 5 anni, fra 10 anni, fra 20 anni, la venderà il figlio, il nipote, la figlia, la moglie, il marito, quel che l'è, guadagnerà un qualcosa, quel qualcosa non sarà tassato. Quello che si chiama in termini finanziari capital gain, il guadagno, che nell'ambito finanziario viene tassato, questo non viene, in questo caso non troverete tasse. Questo addirittura passerà una generazione, qualcuno se lo troverà fra tanti anni e ci pagherà tasse di successione? No. Allora, vogliamo mettere insieme tutti questi elementi? E non fate finta di non è che sto parlando a qualcun altro, sto parlando a te. Non continuiamo a far finta di niente, non abbiamo sempre secondi sulle cose, ma poi ho parlato con un mio amico che mi ha detto che ha fatto un acquisto da Bolaffi, ha comprato le monete del Vaticano l'anno scorso, è contentissimo. Ho parlato con un amico che comprava le monete 10 anni fa, ho comprato un amico che compra i Marenghi, è contentissimo. E voi sempre secondi.
Ho letto sui giornali, nelle pagine economiche, le forme di diversificazione, guarda un po', parlano sempre di monete, ma di certo tipo. Allora, è il momento giusto. Qual è il momento giusto? Dice, ma quando sarà domani, dopodomani? No, il momento giusto è quando nascono delle possibilità. E scusate, non l'abbiamo ancora detto finora, se dividete per 3 il prezzo di proposta, vedrete qual è da Pio Nono, qual è il valore espresso, cos'è che venite a pagare. Questo ci sta a cuore ricordare, perché dice, vabbè, un marengo, 1800, no, sono tre marenghi d'oro. Quindi l'opportunità si sta rivelando adesso come possibilità. La nostra esistenza, dice, mamma mia, da 3 ore vi sto seguendo, ma la nostra esistenza vuole essere semplicemente la convinzione di trasferire qualcosa di così interessante. Guardate che non capita tutti i giorni, non capita. Ci saranno i momenti dove i prezzi saranno diversi, i momenti dove avremo monete d'argento, con tutto il rispetto, ma non, pur parlando della stessa natura. La prima, e poi attenzione, avete modo con una telefonata di parlarne con noi, perché in questo momento non vi diciamo fate un bonifico, scoprite il mondo Bolaffi attraverso il Marengo. Va bene, guarda, abito a Milano, vado a conoscere volentieri Walter a Milano, che è nel negozio di fronte alla Scala. Benissimo, abito a Roma, non ho possibilità di venire né a Roma né a Milano né a Verona né a Torino. Perfetto, allora saremo noi a venire, buongiorno. Vogliamo vedere, vuole maneggiare lei, toccare con mano, sentire quella percezione. Se mettiamo insieme tutte queste caratteristiche, io veramente, e noi sono convinto, facciamo fatica a trovare un motivo per dire no. Chiaro, cioè, guarda, non posso, Alessandro, non posso, io faccio fatica veramente, ma ci mancherebbe, massimo rispetto. Ma se andiamo bene bene a vedere, senza rinunciare a chissà cosa, qui piano piano con un colpo solo, poi magari un altro, vi fate un piccolo tesoro, letteralmente un piccolo tesoro storico e qualcosa di altrettanto valido e analogo da un altro punto di allora, vista. Allora, siccome sono arrivate dei 2 WhatsApp per rivedere l'intera sì. disponibilità, ricordando l'eccezionalità di questa trasmissione in cui il cofanetto siamo riusciti a completarlo, ma credetemi, è qualcosa di veramente straordinario, da giustificare un aver sconvolto il palinsesto, da aver cambiato tutti i programmi e dicendo veniamo qua e facciamo vedere oggi. Dice, ma perché non hai aspettato la trasmissione, quella del lunedì sera, che comunque è più vista, più accolta? No, le cose si fanno quando ci sono. E no, Alessandro, pensavo, perché ti ascoltavo e siamo in sintonia, noi, do un messaggio a chi non lo sa, per venire in televisione spendiamo dei quattrini, sì. Ok? Perché? Perché il suo tempo, il mio tempo, costa. Perché la trasmissione costa. E questo signore che sta davanti a me con la telecamera costa, quello che sta alle spalle in regia costa. E mangia anche 2-3 volte al giorno. E mangia, no? Dovremmo limitarli. La trasmissione del segnale costa, lo spazio costa. Allora noi 3 ore che stiamo dedicando al Marengo, potevamo tranquillamente dedicarle ad altro. Se perché magari nella proposta di tante altre cose potevamo sicuramente accogliere da parte vostra magari consenso. Perché stiamo insistendo sul Marengo? E perché stiamo investendo tutto sul Marengo? Perché ci crediamo in maniera assoluta. Non saremmo qui. Poi noi ci mettiamo la faccia, ma dietro c'è una struttura importante che dà possibilità di fare questo. Quindi sulle chiamate di curiosità, grazie, benvenute, ma non sbagliate nel rimanere nella sfera dei curiosi, siate tra i fortunati che possono valutarla di persona. E io anche, ripeto, non le ho date le conferme in diretta perché sì, è una situazione talmente particolare in cui togliere monete oggi significa rompere un po' questo schema, quindi chiamate il centralino per sapere se sono disponibili. Ma io vi ho portato, e adesso le andiamo a rivedere, tutte le monete che possono completare questo cofanetto. Lorenzo, che devo fare? Le devo prendere tutte? Non, attenzione, non dico no, perché si potrebbe anche far quello, eh? Non è che sia una cosa impossibile. Ma quello che io mi aspetto, non dico che lo pretendo perché insomma ci manca, ma mi aspetto è l'attenzione. L'attenzione, quella me l'aspetto, devo capire di aver fatto bene a fare un 48 stamattina in Bolaffi, non vi dico cosa abbiamo dovuto sconvolgere sì. per arrivare erano, a presentare. Erano già lì con le partenze indicate. Ponete che devono andare a Milano, a Napoli, a Roma, a Verona, 4, ma
Voi non ci crederete perché sembrano parole dette per convincere, ma è proprio così. Quindi andiamo a rivederla, bravo. Senti, però, Lorenzo, alla signora Camilla di Rimini, dobbiamo comunque ringraziarla perché ne ha scelte due, grande. Per regalarle a due... Dei lotti iniziali? Sì, di questi complimenti. Due. Allora, quindi sì. Allora Camilla di Rimini, un'inquadratura, grazie, perché ha pensato, adesso non abbiamo... Io non so, nel centralino lì se due figli o meno, però due regali da fare importanti. Quindi diamo il nome a questa. Chi lo merita? Chi... Sì. Ben trovata, anche perché nuova, conosce le nostre trasmissioni, però nuova sulla scelta. E questa è l'occasione giusta, iniziale. Due, gliene diamo due, paghi te tanto, Lorenzo, gliene diamo due. Camilla, l'ho detto ormai. Quindi... Sono due per lei. Parliamo dei cataloghi. Sì, che dei cataloghi. Andiamo a regalare oggi a chi saprà confermare almeno una moneta, cioè il lotto completo alle tre monete a 1850, oppure uno dei singoli marenghi. Andiamo a rivederli questi marenghi, così negli ultimi 20 minuti, quelli in cui si fa la storia, di una puntata. Esattamente. Di una puntata. Quando guarda, ci vedranno insieme di nuovo, Lorenzo? Mai dire mai. No, però davvero non è che ci vogliamo... però davvero è un'occasione straordinaria, e la presenza soprattutto, non tanto la mia e la sua, ma... di queste monete, la vostra che ci seguite. Quindi io a questo punto non faccio appelli, non faccio nomi, ci mancherebbe, perché tanti appunto non lo sanno, ma se ci sono, se c'è l'ingegnere all'ascolto, se c'è gli amici, i Mario all'ascolto. I Mari, che sono tanti e non sono solo due. Che hanno chiamato, si sono fatti sentire, ma si sono un po' voltati e se manca qualcosa oggi si sceglie. Allora, dai, cominciamo dal primo, dal Marengo di Marengo, quello che deve far vibrare il vostro braccio e far quella chiamata per dire: è questa dei Marenghi, ho capito che è un'operazione importante. E da dove comincio? Adesso belli ragazzi, tutti, non ci mancherebbe, ci metterò qualche anno. Mettici il tempo che ci vuole, mettici il tuo tempo, ma comincia e non lasciare, questo è un consiglio che il sottoscritto ha sempre dato, e non lasciate in fondo le grandi rarità. Io questo, Alessandro, lo dico sempre. Dice, lo dico anche nel primo appuntamento, quando non ci si conosce. Dico, guarda, se puoi, prendi le grandi rarità. Perché? Perché sono quelle, si chiamano grandi rarità non per caso, perché non ci sono mai. Sono quelle che tutti lasciano in fondo, che quando arrivi in fondo sono cresciute anche di prezzo in maniera importante. Sì. Quindi fai fatica a trovarle, e quando le prendi poi le paghi. E dici, mamma mia, l'avessi preso questo Marengo di Marengo quel pomeriggio così strano, e l'avessi pagato solo 8.960 euro al 70% di qualità. Certo, qualcuno potrà dire, lo voglio pagare meno, c'è la possibilità, ne aspettiamo uno al 30%, al 40%, costerà in proporzione, ma quando c'è la grande qualità unita alla grande rarità, piuttosto ecco, si rimanda all'acquisto di altre cose, ma certo, si sceglie il Marengo di Marengo. 8.960 per la prima moneta, quella che ha generato la genesi di tutta questa trasmissione. Se noi siamo qui a parlarvele, se il mondo intero colleziona marenghi, lo si deve a questa moneta. La genesi di 125-123 anni, da quando è stato nel 1801, è partito il primo. Allora, questa moneta è stata coniata nel 1801, 80 anni dopo la Bolaffi era sul mercato. Sì, tra l'altro. La Bolaffi era sul mercato e offriva marenghi. E infatti, e i 123 anni di riferimento erano invece proprio il tempo dei marenghi, cioè gli anni, il secolo, superato il secolo, fino al famoso dato in cui vi fu il tramonto, la fine, perché non si riusciva più a stare dietro al prezzo dell'oro. Proseguiamo nella nostra panoramica, dopo la numero 1, c'è una numero 2, non è una numero 2, attenzione, di classifica, qui è una proprio cronologica, perché Napoleone sconfigge gli austriaci a Marengo, conia il Marengo di Marengo, ma non è che si ferma. Conia nel quello che sarà il suo essere re imperatore d'Italia, nella zecca di Milano, quella M sotto la data ne indica la zecca, il melograno e il candelabro rovesciato sono i segni di zecca delle monete di Napoleone, il suo Marengo italiano. 20 lire. Regno d'Italia, la proposta per il lotto è numero 3, è di 950 euro. Sì. E questa dimostrazione che si possono scegliere grandi monete e il prezzo è sempre funzionale alla rarità. Uno può dire, perché una costa 950? È Napoleone, non è l'ultimo. Pezzi coniati e disponibilità. Sono proprio i numeri a indicarci in modo chiaro
leggibile le differenze di valori, i numeri e qualità, quante sono state le emissioni, le tirature e quelle che sono oggi disponibili. Chi può saperlo? Sappiamo che non sono molte, perché è difficile fare un conteggio, una stima di quante ne sono sopravvissute, ma come si dice, ogni giorno c'è una in meno. Bene, allora andiamo avanti per il pubblico, quello del pre-cena, quello che dice negli ultimi 15 minuti, vi seguo, sì, perché mi, un po', guardo. Mi piace intanto che l'acqua bolle. Ma guardate che non c'è... non dire queste cose che poi viene appetito anche noi. C'è la collezione da 1850 con i tre marenghi, attenzione, ancora disponibile. Ci stanno chiamando, devo dire, adesso non diciamo ce n'è pochi, perché comunque è un progetto che è iniziato da poco, ma all'interno cosa metteremo poi? Arrivino per tempo. Quindi non costa 1850 la scatola, ma il contenitore all'interno del quale c'è il volume e soprattutto le tre monete, certo. Pio IX, Carlo Alberto e Umberto I, i primi tre marenghi. Adesso poi con magari un'immagine, intanto sì, riapriamo. Sì, apro, mentre andiamo a vedere con l'immagine principale magari le altre nostre proposte. Eravamo alla numero 3, se non vado errato. Sì, abbiamo visto appunto il 20 franchi di Napoleone, eccolo qua intanto l'immagine dei tre marenghi, quelli a 1850. C'è un marengo che sinceramente mi aspettavo la conferma. Dimmi un po', se perché, certi nomi. Ma sì, perché il marengo di Gioacchino Murat è un marengo difficile. Abbiamo avuto, devo dire la verità, frequenza di passaggio dei marenghi di Marengo. Questo è speciale per qualità, oltre che per rarità. Ma Gioacchino Murat, unico anno di coniazione 1813. Pezzi coniati pochissimi, anzi andiamo a prendere a cercare la tiratura ufficiale. No, guarda, telespettatori che ci seguono ad esempio dalla Sicilia, ad esempio da tutto quello che era il regno delle due Sicilie, un regno importante, grande, poi Ferdinando II. Se tu vai in fondo nell'albero genealogico, trovi le tirature. Abbiamo un 20 lire coniato nel 1813 in qualità 60%, e quindi la qualità è spettacolare. Facciamo leggere a casa, sì. Guarda, andiamo a centrare proprio, eccolo qua, Gioacchino Murat, e vediamo tipologia, zecca, Napoli ovviamente, non sarà Milano, 42.756. Allora, questo signore diventa re delle due Sicilie, lo dai per 7 anni, conia la moneta solo in un anno, nel 13. Quindi a 2 anni prima della sua fucilazione. Allora, 42.756 esemplari, poi praticamente tutti distrutti, dove sono? Quanto è rara, quanto è importante questa moneta? E la lasciamo? E la lasciate? Queste monete poi prendono il volo, io non lo riesco a fare un bis, con questa ricchezza di proposta. Ti manca? Lorenzo, ma mi manca anche un'altra. Va bene, ma ci sono monete che si possono rimandare. Carlo Felice lo puoi rimandare, Vittorio II Collo Lungo lo puoi rimandare, Collo Corto lo puoi rimandare, ma puoi rimandare un 20 lire dell'Aratrice, di Vittorio Emanuele III, ma non mi devi rimandare Murat, non mi devi rimandare Maria Luigia, non mi devi rimandare il Marengo di Marengo. A questa qualità, a questo prezzo, non sbaglio io a insistere, sbagliate voi a non confermarlo. In visione, poi decidete se comprarlo. Poi decidete se comprare. Altro capitolo dedicato sempre a lui, vedete, certo. Infatti vi sono degli approfondimenti storici proprio dedicati a ogni moneta che troviamo. Ecco l'importanza anche della documentazione che questo libro porta con sé. Quindi dare uno strato culturale, dare uno strato di conoscenze in più a quello che possedete, fa la differenza. Ecco la differenza storica rispetto a qualcosa che rimane lì, è nel nulla, con soltanto numeri campati in aria, tutt'altro. Napoleone lo abbiamo visto come padre del Marengo, l'abbiamo visto come re d'Italia, abbiamo visto Gioacchino Napoleone Murat, suo cognato, e non può mancare in questa raccolta la signora Bonaparte, quella Maria Luigia che Maria Luisa, anzi, principessa arciduchessa d'Austria, che dopo il congresso di Vienna, non seguendo il marito
in esilio, diventerà duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla. È una moneta che è unica, perché è l'unico marengo circolato in Italia con il volto di una donna, di una gentildonna, di una bellissima donna, tra l'altro si ricorda, una buona duchessa, lasciò un ottimo ricordo a Parma. Questo è il suo marengo, altra moneta molto rara, coniata solo nel 1815, al 40% di qualità, il lotto numero 5, a 4.000 euro. Andiamo a vedere, ricordiamo sempre il numero di lotto, anche perché questa è una trasmissione che rimarrà, penso, epocale, sì, nel senso che torneremo ancora, magari si tornerà a vedere. È chiaro che quando chiameranno poi in un certo contesto bisogna vedere cosa ci sarà disponibile, ma ci tenevamo proprio a far vedere tutto quanto il progetto, con quella possibilità di arrivare a tutte, con una conferma addirittura a tutte. Abbiamo detto un ordine di idee che va dai mediamente attorno ai 60.000, dipende quelle che sono poi le qualità espresse. Però procediamo ancora. Chi si è collegato adesso dice: ma di cosa stanno parlando attorno ai 60.000? E beh, sono 16, sono 16. Non è una moneta, cioè la collezione completa, che si può fare tranquillamente nel tempo. Oggi c'è questa occasione speciale, poi mi regali ancora tra una e l'altra, Enrico, quell'immagine stratosferica dell'insieme del cofanetto. Vittorio Emanuele I, 20 lire sempre, chiaramente Marengo, 1819, in questo caso 45% di qualità, 3340. Ancora con quella conciatura tipica che ci rimanda un po' indietro, addirittura nella storia settecentesca, no? Dei grandi case regnanti. C'è volutamente un riferimento a un passato che anticipava, addirittura che precedeva Napoleone. La successiva, quindi andiamo a vedere dopo Vittorio Emanuele I Carlo Felice, Regno di Sardegna del 1825, 30% di qualità a 1150. Io lo ricordo, mentre vediamo tutte le proposte con i loro scrigni, abbiamo accettato per questa trasmissione la parola scrigno, che ci sembra ben rappresentativo della possibilità di scegliere i primi tre marenghi o inserire questi fino ad occupare 16 differenti spazi all'interno di questo grande cofanetto, chiamiamolo così, proprio come costruzione, il grande album. Allora, da Carlo Felice, che è inquadrato in questo momento, è la proposta numero 7, lo ricordo la nostra regia, così lo può rammentare a chi magari è rincasato adesso, vuole rivedere i marenghi. Si passa a Vittorio Emanuele, questa volta secondo, siamo al 1850, con la proposta numero 8. E quindi valutiamo proprio la numero 8, Vittorio Emanuele II. Anche in questo caso vediamo il dritto e vediamo il rovescio. Mentre sarà bello... Ah, vuoi addirittura mettere... guarda, gran finale. Eccola qua. Scusami, questa è la numero 8, va bene lo stesso, perché tanto andiamo a parlare a 715 euro di Vittorio Emanuele II, il 20 lire. Ecco qui, sì, perfetto, proprio quella indicata precedentemente. E arriviamo anche alla 9, dove dal Regno di Sardegna si passa al governo provvisorio di Lombardia con le famose... Le giornate di battaglia per la ricerca della libertà, le giornate di Milano, Italia libera, Dio lo vuole, è un importante marengo del governo provvisorio della Lombardia, tiratura limitatissima, 70% di qualità, 6.270 euro. Eccolo indicato, 20 lire italiane, è proprio l'indicazione in leggenda, governo provvisorio di Lombardia. Numero 10, governo provvisorio di Venezia con Leone di San Marco. Sto guardando che si prepara. Come potreste fare voi? Stiamo sulla moneta, ti prego, poi vediamo un gesto che sarebbe bello poter fare, un gesto... Io dico da ricchi, ma attenzione, non sto parlando di un lusso spropositato, di ricchezza anche culturale, anche culturale quando si tratta di tutte quante. Poi, passa in sovrimpressione il numero 10, perché col 60% di qualità, 10.750, la più importante di tutto nel repertorio attuale
non che la seconda, la terza o l'ultima non siano valide, ma dobbiamo indicare in questo caso un'altra importante rarità su un'altra altissima qualità. Numero 11, Vittorio Emanuele II, 1865, a 515 euro, il tempo ovviamente di mostrarla, dedicata a chi dice: senti, voglio investire, voglio dedicare, voglio diversificare, con più o meno 500 euro, non di più. Eccola qua, disponibile per voi. Cambieranno esigenze, ne provate il piacere, allora dice: comincia, è la mia base, è il mio primo marengo, vado anche a scegliere gli altri. E poi, con sempre per il Regno d'Italia, le tre di Vittorio Emanuele III, e cioè Aquila Sabauda, Aratrice e Fascio. Per prima l'Aquila Sabauda, così andiamo anche a indicare singolarmente la richiesta, siamo alla proposta indicata col numero 12, con un 75% di qualità. Facciamo pure comparire la moneta, perché voglio avere il tempo di gustarmi la mise en place di tutte queste. Bellissimo, eh? C'è un qualcosa di bello poter toccare con mano. 6.920, proposta numero 12, la stiamo vedendo, sempre con Vittorio Emanuele III, il re numismatico, e la numero 13, l'aratrice, stessa qualità. Diamo tempo ovviamente di arrivare all'aratrice, al nostro regista, perché stessa qualità del 75%, richiesta tonda tonda di 6.000 euro, celebratissima. Molto riconoscibile è questo senso di cibo, ma di cibo dell'intera nazione, di cibo, se vogliamo, anche di contenuti, almeno per quello che doveva rappresentare questa moneta, con il re vestito in uniforme e in alta uniforme, nel 1912. Numero 14, il fascio, siamo nel 23, 60% di qualità. Il fascio sarà un simbolo che troveremo su diverse unità e valori espressi nelle monete dell'epoca. Il dritto è sempre dedicato a Vittorio Emanuele III, 60% di qualità a 4.800 euro, vedete sulla sinistra il rovescio, che celebra anche il primo anno della marcia su Roma. Bene. E adesso a voi, signori. Allora, io volevo, mentre infatti mi avete visto preparare come fossi un cuoco gli ingredienti, sì, sì. Perché quello che voglio fare adesso, lo voglio fare in diretta, è quello che potrete fare voi nel tempo che giudicherete giusto, cioè andare a completare questa collezione e andare poi a riporla nel suo cofanetto. Quindi comincio con il 20 lire Marengo di Marengo, lo prendo, lo vado a chiudere nella sua capsula e lo vado a inserire nel suo foro. E proseguo con questo percorso inebriante che consentirà poi di godere della bellezza, della rarità in tutta sicurezza. Ma ho completato già il primo espositore, quindi non farò altro che prenderne un altro che Bolaffi vi darà, pronto ad accogliere altre 6 monete, e così farò con Gioacchino Napoleone Murat, e andando a completare la sua casella. Tra l'altro le monete all'interno sono esattamente ti misure. Ti conviene rimanere forse su di me qua, perché sì. Che non riesci a seguirmi. Maria Luigia, lo faccio un po' in fretta perché voglio farvelo vedere completo proprio in diretta. E allora poi Vittorio Emanuele I, chiaramente le andremo anche a mettere in ordine cronologico. Io posso inclinarlo leggermente, se vuoi, così sì. Se vai sulla telecamera, cioè sul... Ecco qua, guarda che bello, guarda che bello. Guarda che meraviglia. E poi Carlo Felice. Dicevamo, esattamente a misura, è chiaro, la misura del Marengo è quella che definiamo la standard, cioè uguale per tutti, allora è facile aver preparato i fori, facile, bisogna comunque avere l'idea, perché non devono muoversi, no? Certo. La moneta può al limite ruotare, ma deve rimanere ben adesa all'interno per non subire nessun tipo Eccole di danno. Eccole qua. E poi un minuto, dai, un minuto. Sì, dai. Abbiamo tutto il tempo. Abbiamo solo più un minuto. Mamma mia. Ma come sono? Allora, poi l'ultimo blocco, eccolo qua, lo vado. Siamo ancora poi qua disponibili per alcuni minuti. E poi fuori dalle dirette col 300 finale presso la nostra sede. Vediamo, dai, facciamo il record, Lorenzo, di
di collocazione Marenghi. Minuto di tempo prima dei saluti. Voi intanto pensate, più che fare scommesse, ce la faremo o meno, pensate alla vostra scelta, pensate alla vostra conferma. Questo è il tesoro. Questo è il progetto a cui ambire, e davvero nel tempo, nel modo che preferite. Oggi volevamo regalarvi questo percorso dall'inizio alla fine. Avete visto grandi rarità, chiamate per avere maggiori informazioni. Chiamate per vederle di persona, questo, semplicemente questo, e poi tutto il resto sarà in divenire, ma vedrete il piacere di vederle. Grazie di averci seguito. Grazie a Lorenzo, grazie che è stato Alessandro, mio ospite. E a presto. Alla prossima, arrivederci a tutti.